Eccoci, siamo pronti per raccontarvi la lunga notte del 9 luglio del 43, quando le truppe alleate sbarcano in Sicilia. Dietro questa operazione che segna l'inizio della campagna per liberare l'Italia c'è un accordo segreto tra il governo americano e la mafia. E dietro questo accordo c'è la figura di un uomo, una figura da film, Lucky Luciano, lo vedete alle mie spalle. Questa sera vi racconteremo che cosa precede lo sbarco, qual è la natura dell'accordo e soprattutto perché lo possiamo configurare come il primo esempio di trattativa tra Cosa Nostra e uno Stato, nel caso specifico gli Stati Uniti d'America. Ne parleremo con il senatore Roberto Scarpinato, che è stato fino a pochi mesi fa procuratore generale a Palermo, con la storica Simona Colarizzi e con il giornalista Saverio Lodato, che ci aiuterà, ci guiderà attraverso questo percorso che davvero vale la pena di seguire, perché è veramente un film. Prima la vignetta di Mauro Biani, eccolo là, un soldato americano che parla con un contadino siciliano che gli dice: ecco, laggiù è pieno di mafia, tenetevela. Ma poi in realtà ce la siamo tenuta noi. Fra poco, Atlantide. Buonasera. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943, 160.000 soldati alleati sbarcano sulle coste meridionali della Sicilia. È l'inizio dell'operazione Husky, la più importante offensiva dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, e dal punto di vista degli sbarchi è il secondo più gigantesco organizzato dagli alleati dopo quello che verrà fatto in Normandia. Secondo i piani alleati e dei comandanti che sono sul campo, gli storici, famosi, mitici generali Patton e Montgomery, lo scopo è la conquista dell'Italia. Infatti poi le truppe risaliranno, la caduta di Mussolini e quindi l'uscita dal conflitto dell'alleato più importante della Germania nazista. Solo alcune divisioni italiane danno del filo da torcere alle truppe britanniche che risalgono la costa verso Catania, mentre gli americani vanno verso nord, passando dall'interno e puntano su Palermo, non trovano praticamente alcuna resistenza, e quando arrivano nella città di Palermo le difese sono crollate e la popolazione li accoglie come dei liberatori. La conquista dell'isola si conclude circa un mese e intanto il regime fascista si sfalda e l'Italia capitola. Il 3 settembre del 43 a Cassibile, vicino Siracusa, viene firmato l'armistizio. Secondo molti, ad aprire la strada agli alleati è stata la mafia, contattata da una serie di agenti sotto copertura, agenti americani che sono sbarcati in Sicilia in segreto alcune settimane prima dell'inizio dell'operazione Husky, e avevano in tasca una lista di nomi che gli era stata consegnata, nomi di mafiosi, consegnata dal boss italo-americano Lucky Luciano, che in quel momento si trova in carcere a New York. È vero o falso? È stata davvero questa la prima trattativa tra la mafia e uno Stato, nel caso specifico gli Stati Uniti d'America? Per rispondere a queste domande siamo andati a Palermo e il racconto che vi faremo partirà da una sontuosa camera dello storico albergo dell'Hotel delle Palme di Palermo, dove Lucky Luciano, una volta scarcerato, nonostante una condanna a 30 anni di prigione, si stabilirà per alcune settimane. Beh, insomma, è una storia davvero da seguire, perché incredibilmente sembra un film. Guardate. Questo è il bar dell'Hotel delle Palme, storico albergo di Palermo in via Roma, che è stato testimone di decenni di storia della città, della Belle Époque palermitana, frequentato da nobili, da personaggi che hanno, diciamo,
segnato alcuni passaggi importanti del Novecento e anche prima, da Richard Wagner, che qui avrebbe composto il terzo atto del Parsifal, a Lucky Luciano, che invece è indicato e conosciuto come l'uomo che agevolò lo sbarco degli alleati in Sicilia. In queste sale i nobili si sono sfidati a duello e in queste sale i mafiosi si sono riuniti per decidere il destino di Cosa Nostra. Lucky Luciano è il personaggio chiave dello sbarco degli americani in Sicilia, anche se molti dicono che in realtà la mafia non abbia fatto più di tanto per aiutare le forze che erano impegnate in questa operazione, che dopo lo sbarco in Normandia è considerata la più grande, la più importante, diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma è così? La mafia c'entra oppure no? Lucky Luciano nasce gangster e muore mafioso. Nasce nemico degli Stati Uniti e muore amico degli Stati Uniti, muore in Italia e seppellito in America. In questi tre paradossi sta l'esistenza di Lucky Luciano e con ogni probabilità il ruolo che giocò nello sbarco degli alleati nel 1943. Ci avventuriamo in un campo in cui gli stessi storici hanno forti perplessità, forti interrogativi, perché, come è noto, la mafia non ha mai lasciato tracce scritte delle sue malefatte. Però una parte delle tracce negli archivi americani negli archivi c'è. Americani c'è ed è stata trovata. Allora noi dobbiamo chiederci come mai Lucky Luciano, che nel 1936 viene finalmente condannato a una pena detentiva che oscillava fra i 30 e i 50 anni a discrezione dei giudici che se ne sarebbero occupati, dopo appena 10 anni di detenzione viene liberato, esattamente nel 1946. Badate bene, siamo a 3 anni dallo sbarco degli certo. alleati in Sicilia. E allora bisogna fare diversi passi indietro. Uno di questi passi indietro sta nel fatto che Lucky Luciano era giunto in America, a New York, con la famiglia, provenendo dal comune di Lercara Friddi, dove era nato, insieme al padre, alla madre e ad altri 6 fratelli. Di Lucky Luciano rimangono delle fotografie. In quelle fotografie noi vediamo il volto di un uomo che è segnato quasi da arabeschi. Sono le cicatrici del vaiolo che lui aveva contratto sin da piccolo, ma sono soprattutto i segni di un'aggressione che gli sarà fatta all'età di 30 anni, nel 1929, quando lo massacreranno di botte e gli taglieranno la gola da parte a parte, da un orecchio all'altro. Convinti di averlo ammazzato. Convinti di averlo ucciso. È lì che nasce il lago. Nasce la leggenda nel mondo della malavita americana, perché viene salvato casualmente da un poliziotto che si trova a passare su questa spiaggia dove lui è stato abbandonato dagli esecutori del pestaggio con un punteruolo per spaccare il ghiaccio. Lui sopravvive, il suo nome diventa Lucky, Charles si perde per strada, rimane Lucky Luciano. Lucky perché fortunato. Lucky
inizia la sua attività di gangster senza avere la paratia mentale che nell'organizzazione criminale dovessero entrare solo i siciliani. Il suo primo compagno di scuola è tale Laschi, ebreo, proveniente dalla Bielorussia, che costituirà con Lucky Luciano le prime bande quando loro avevano 12 anni. A scuola imponevano il pagamento di un penny. Sembra un po' C'era una volta in America di Sergio Leone, eh? È quella la storia. Molti registi americani si sono ispirati, Scorsese e altri. Lui impone il pagamento di un penny in classe per garantire ai bambini della sua età di 8, 10 anni, 12, di arrivare a fine giornata senza avere problemi. Quindi nasce già con una forte deviazione criminale. Andando avanti, a 18 anni, lui finisce in riformatorio per traffico di morfina, della quale lui già faceva uso. Quindi lui è un gangster sui generis che niente aveva a che vedere con la tradizione già radicata degli uomini d'onore siciliani e residenti in Sicilia. Lui è nato all'Ercara Friddi, ma è naturalizzato americano. Certo. Quindi diciamo che da 8 anni in poi lui vive e respira il clima americano. Spadito, I look for my heart, it's Spadito, I lost it way down in Torino, while chancing a... Nel volgere di pochi anni, lui capisce che la malavita organizzata in America deve camminare su tre gambe, i siciliani, ma anche gli ebrei e gli irlandesi. Negli Stati Uniti il fenomeno mafioso nasce agli inizi del Novecento con un simbolo che terrorizza, una mano nera. È una firma che comincia a fare la sua apparizione in calce a lettere estorsive indirizzate a uomini d'affari e commercianti costretti a pagare il pizzo. Inizialmente è utilizzata da gruppi isolati di malavitosi. Presto però diventa qualcosa di più strutturato e radicato. Una vera organizzazione del crimine che si spartisce i traffici illegali con i gruppi irlandesi e gli ebrei. A ingrossare le fila della mano nera, infatti, sono soprattutto italiani, siciliani, calabresi, campani che sbarcano a milioni da emigrati nel porto di New York. Con il crescere della presa criminale dell'organizzazione sui sobborghi della metropoli, cresce anche il numero e l'entità dei delitti. Così, quando nel 1903 in un barile abbandonato su un molo viene ritrovato un cadavere segato in due, il capo della polizia, Theodore Roosevelt, che poi diventerà presidente degli Stati Uniti, decide di affidare le indagini sulla mano nera a uno dei suoi migliori uomini, l'italo-americano Joe Petrosino. L'inchiesta di Petrosino sul cosiddetto delitto del barile lo porterà a rintracciare connivenze segrete con industriali e politici e a risalire i rapporti con le famiglie mafiose originarie che vivono ancora in Sicilia. Petrosino organizza un viaggio segreto in Italia a caccia proprio di quelle complicità che permettono a gangster e sicari di sfuggire alla legge degli Stati Uniti. Incontra anche esponenti del governo Giolitti, ma nel 1909 viene assassinato con 4 colpi di pistola in Piazza Marina a Palermo, dove è arrivato per indagare sul boss dei due mondi, Vito Cascio Ferro. Lucky Luciano nel 1929 con certezza partecipa a un primo summit della mafia, questa sì, americana, ad Atlantic City per la suddivisione
del traffico degli alcolici. Siamo in pieno proibizionismo in America. C'è una gestione coeva di quel gangsterismo che vede da una parte Al Capone, con il quale in quella fase nessuno voleva entrare in rotta di collisione. Perché era troppo potente. Dall'altra parte abbiamo Lucky Luciano, Lasky, il suo vecchio compagno delle scuole elementari, che è diventato invece molto potente nella congrega ebraica di New York e di Chicago. Quello è il primo summit in cui loro si dividono il traffico degli alcolici, e l'attentato a Lucky Luciano avviene poche settimane dopo la sua partecipazione all'incontro summit di Atlantic City. Nel frattempo Lucky Luciano scala i vertici della mafia siciliana americana, interviene pesantemente nella guerra dei Castellammaresi, da Castellammare del Golfo, comune in provincia di Trapani, fra il 30 e il 31, che vede contrapposte due cosche rivali, i Masseria e i Marranzano. Lui prima fa uccidere Masseria, si allea con Marranzano, successivamente fa uccidere Marranzano e si allea con Lucchese, poi decidono insieme di uccidere Anastasia, che era il capo della anonima Albert Anastasia, che sarà ucciso poi negli anni 50 in una barberia a New York, anche questo oggetto di film. E Anastasia proveniva dalla mano nera, e quindi ritorneremmo a Petrosino. Quindi, quando lui ha fatto piazza pulita di tutti, inventa la prima commissione delle cinque famiglie americane. Questa cosa è importante, nel senso che lui poi importa questa struttura a Palermo. E stabilisce una regola che i siciliani non avevano mai accettato, che napoletani e calabresi potessero fare parte dell'organizzazione criminale. Diciamo che era molto tollerante Lucky Luciano dal punto di vista razziale. Lui ha amicizie non soltanto criminali, per esempio Frank Sinatra. Viveva al Waldorf Astoria, Lucky Luciano, cioè faceva sempre una vita, possiamo dire, in qualche modo eccentrica rispetto ai mafiosi che conosciamo, e vicina magari a quella di Matteo Messina Denaro. Come ci possono essere senz'altro, i night club. A questo proposito, per esempio, Giovanni Brusca, che a un certo punto andò in America su ordine di Riina, poi partecipò a un pranzo d'onore perché lui era il figlio del vecchio Brusca, lui tornò scandalizzato. Perché aveva visto quelle donne. Aveva visto la presenza di amanti mentre tutti i capi mafia erano regolarmente sposati, ma non portavano le mogli ai banchetti. In realtà, scusami se ricordo bene, lui arrivò a questo pranzo e vide tutte queste donne truccate con le pellicce. E chiese, ma sono le vostre mogli. E i mafiosi americani disse: queste sono tutte buttane, non l'hai capito, Giovannino. Dimmi quando tu verrai. Nel 1936, finalmente un procuratore americano, tale Dewey, si incaponisce e vuole arrestare Lucky Luciano, della serie che anche in America, prima di arrestare il latitante, bisogna trovare qualcuno che lo voglia arrestare, perché sennò non si spiega la lunghezza delle latitanze. Questo Dewey sarà poi quello che lo libererà, incredibilmente. Allora, perché cosa succede nel 1942? Che l'America è già entrata in guerra, nella seconda guerra mondiale, dopo l'attacco giapponese di Pearl Harbor. Avvengono attentati nel porto di New York per colare a picco imbarcazioni americane, e gli americani perdono qualcosa come 100 grandi imbarcazioni, costa occidentale ma anche costa orientale. E sono convinti
che ci sia un'operazione segreta dei portuali per rifornire i sommergibili tedeschi. Sì, perché gli U-boot tedeschi non avevano un'autonomia di per navigazione poter arrivare per poter e tornare. Partire da Hamburgo, arrivare sulla costa di New York o anche dall'altra parte e poi ritornare indietro, quindi dovevano essere riforniti lì. Quello era il fronte del porto. Sì. Qua c'è un meraviglioso film di Kazan con Marlon Brando che spiega cos'è il fronte del porto. Sì. Negli anni 40 a New York il fronte del porto è in mano alla malavita organizzata. Gli americani si pongono il problema di scoprire chi rifornisce davvero questi sommergibili tedeschi. E tutti quelli che vengono consultati unanimemente dicono: guardate, bisogna rivolgersi a Lucky, perché Lucky, se vuole, può farvi il favore. Gli incontri avvengono con le autorità della Marina Militare, dei servizi segreti della US Navy. Sì. Fatto sta che questi attentati cessano improvvisamente, vengono trovati tutti i responsabili, che sono appunto dei portuali, dei pescatori che lavorano nel porto, che saranno condannati poi in America a pene pesantissime, alcuni di quei perché erano prigionieri certo, di guerra, certo. Colludevano col nemico certo. Nazista. Dal 36 al 46 Lucky Luciano sta in carcere. Lo stesso procuratore di UE, che aveva impiegato 20 anni per farlo condannare, riuscendoci per il traffico della prostituzione, per i bordelli, perché le donne che ne facevano parte lo avevano pesantemente accusato e avevano per la prima volta testimoniato contro di lui definendolo infame. E perché lo definivano infame? Non solo e non tanto perché le aveva avviate alla prostituzione, ma perché prima gli dava l'eroina a basso costo, quando poi erano assuefatte all'eroina le avviava nelle case di tolleranza delle cose. Quindi questo finalmente diventa un capo pesante d'accusa, come Al Capone era per stato condannato per tasse. Dewey lo fa arrestare, 10 anni dopo lo stesso Dewey ne ordina l'immediata scarcerazione. Welcome to the insects. Just another reject. Just another reject. You wait and see. You wait and see. Just wait and see. Però torniamo allo sbarco. Dopo questa prova che lui dà di potere sul porto per fermare il rifornimento degli U-boot, chiedergli... dicono: vabbè, signori, allora, questo qui forse ci può servire. Dobbiamo partire dal fatto che gli Stati Uniti d'America, che venivano a sbarcare insieme agli inglesi in Sicilia nel 43, per loro non c'era una grande differenza tra lo sbarcare in Sicilia o nell'Africa nera, nel senso che la Sicilia era un terreno assolutamente e di mafia capivano poco, né di mafia ne capivano granché. Quindi il contributo di Lucky Luciano è fondamentale e nel 43 le truppe che sbarcano nella costa sudorientale tra Gela e Licata vengono favorite dal passaparola dei capi mafia dell'epoca, tra cui il personaggio anche qui più leggendario era Don Calò Vizzini di Villalba, capo mafia indiscusso in quel momento della Sicilia, e si narra di un aereo che poco prima dello sbarco degli alleati fece cadere sulla masseria di Don Calò Vizzini un foulard di seta con stampigliata la lettera L di Lucky. Verità, leggenda, questo non lo sapremo mai, ma Don Calò Vizzini si schiera apertamente a favore degli alleati, dello sbarco degli alleati, e in Sicilia il passaparola diventa: questi sono amici degli amici.
Buonasera, Roberto Scarpinato. Buonasera. Oggi senatore del Movimento 5 Stelle, fino a qualche mese fa procuratore generale a Palermo, in quel palazzo di giustizia, in quella procura, quanti anni ha trascorso? Più di 30 anni. Più di 30 anni. Senta, è corretto immaginare di definire quella trattativa che Lucky Luciano imbastisce tra gli americani e la mafia, la prima trattativa Stato-mafia, diciamo, il primo esempio storico di trattativa Stato-mafia? La Commissione parlamentare antimafia ha scritto che a seguito dello sbarco degli americani in Sicilia si ebbe una rinascita della mafia che era rimasta acquiescente durante tutto il tempo del fascismo. E la Commissione del Senato americano Kefauver accertò che Lucky Luciano, durante il periodo in cui era detenuto, per circa 15-20 volte incontrò degli agenti del servizio segreto della Marina Mercantile, durante i quali furono fatti degli accordi per i quali non sono rimasti dei documenti. Sta di fatto che dai documenti che sono stati segretati dal presidente degli Stati Uniti Clinton si trovano degli spunti interessanti, cioè gli americani, dopo aver effettuato l'operazione bellica di sbarco, avevano un altro problema: bisognava presidiare il territorio perché dovevano risalire la penisola. Certo. E quindi si trova dinanzi all'alternativa: o lasciare circa 2.000 ufficiali a presidiare il territorio, oppure rivolgersi a delle persone che potevano svolgere il compito, questo compito al posto compito loro. Ecco, da un documento che è stato desegretato e che dell'agosto del 1943, quindi subito dopo lo sbarco, risulta che gli americani avevano ben chiaro che in Sicilia esistevano due mafie: l'alta mafia, costituita dai latifondisti, gli agrari professionisti, e la bassa mafia, la malavalanza. Un anno dopo c'è un altro documento segreto da cui risulta che gli agenti segreti americani hanno avuto degli incontri con i capi dell'alta mafia, un incontro a Caltanissetta con Calogero Vizzini e un incontro all'Hotel Sole di Palermo con l'onorevole Volpe, il dottore Volpe, che era un altro esponente. Sta di fatto che collocano in alcuni punti cardine della Sicilia, come sindaco di Villalba, sindaco di Mussomeli, addetto ai trasporti, al controllo dell'ammasso di grano, alcuni dei più importanti capi mafia del tempo, Calogero Vizzini, Genco Russo, Michele Navarra a Corleone ed altri, e che quindi questi capi mafia assumono il controllo del mercato nero, riprendono lentamente il comando e da quel momento in poi confluiscono prima nel separatismo siciliano e poi convogliono i voti verso i partiti di maggioranza. Ritornano ad essere una delle forze politiche reali del tempo. Interessante come la mafia anche in America abbia rappresentato dal punto di vista economico un asset, no? Cioè, come dire, riusciva a far marciare l'economia. Ma guardi, racconto una cosa: nel 1998 il settimanale americano Times dedicò un numero monografico ai giganti del capitalismo americano e insieme a Henry Ford, Bill Gates, Rockefeller mise Lucky Luciano. Io mi trovavo lì per motivi di lavoro e chiesi: ma come vi siete convinti a mettere Lucky Luciano tra i giganti del capitalismo americano? Sì. E dice: guardi, se lei per un attimo si dimentica che sono magistrato e fa un ragionamento economico, glielo spieghiamo. Prima di Lucky Luciano la mafia era la mafia della mano nera, delle estorsioni, sì, che sottraeva risorse al ciclo produttivo. Lucky Luciano è un colpo di genio, si rende conto che nell'America del proibizionismo ci sono milioni e milioni di americani che vogliono alcol. E quindi si inventa la mafia mercatista, che mette sul mercato dei beni per i quali c'è una domanda. Comincia con l'alcol, poi con la prostituzione, poi con la droga, e gli enormi capitali che vengono da questo commercio vengono inseriti nell'economia americana legale e ne aiuta il decollo. Da questo punto di vista Lucky Luciano è considerato un gigante del capitalismo americano, e del resto non dobbiamo meravigliarci se consideriamo che l'Unione Europea dal 2014 ha stabilito che nel calcolare il prodotto interno lordo dei paesi europei bisogna calcolare, secondo la stessa logica, il fatturato della droga, della prostituzione e del contrabbando. Che dal punto di vista nostro italiano è enorme. Enorme, appunto. Senta, possiamo considerare Lucky Luciano come l'uomo che importa in Sicilia una
un sistema, una struttura di mafia moderna, la commissione, cioè questa idea di mettere insieme le famiglie e di farle partecipare a un unico organismo. Sì, lui è un innovatore anche da questo punto di vista, perché si inventa la commissione negli Stati Uniti e poi in un famoso incontro che c'è all'Hotel delle Palme nel 1957 la importa in Italia e da quel momento cessano le lotte fratricide tra i vari capi della mafia e si creano i presupposti per una mafia che diventa nel tempo una struttura organizzativa piramidale con un centro di comando, la commissione, che potenzia moltissimo le sue capacità operative. Senta, era un mafioso eccentrico. Io prima facevo il paragone con Matteo Messina Denaro, ma volendo si potrebbe fare anche con Tommaso Buscetta, no? Cioè uomini che godevano dei benefici della ricchezza che la loro attività criminale gli dava, quindi il lusso, le donne, i locali, cioè non erano mafiosi che si nascondevano, ma mafiosi che se la godevano, possiamo dire così. Sì, in questo c'è una profonda differenza rispetto ai mafiosi siciliani, che invece non ostentavano mai il lusso, anzi si presentavano come personaggi modesti. Lui invece nasce in America con un altro codice culturale, nasce anche come sfruttatore di prostitute, perché una delle sue attività principali era la gestione di 200 casi di prostituzione. Infatti fu condannato a una pena di 35 anni per questo motivo nel 1936 e amava molto le donne e aveva anche un rapporto consolidato con la politica. Charles Poletti, che era il capo dell'amministrazione civile degli americani dopo lo sbarco, ha dichiarato che Lucky Luciano finanziò le campagne elettorali di molti candidati repubblicani e fece avere a loro molti voti. E quindi era anche uno che si era creato un rapporto stabile con la politica. Diciamo, questa tipologia di mafioso, così gaudente, definiamola così, non era molto tollerata all'interno dell'organizzazione. Cioè, le critiche c'erano per Buscetta, ci furono poi per Matteo Messina Denaro. Lo stesso Rina si lamentò di come si comportava. Certo, quando ci fu al maxi processo un confronto tra Rina e Buscetta, Rina accusò Buscetta di immoralità perché frequentava le donne, perché dal suo punto di vista, dal suo codice culturale, l'immoralità era la violazione dell'etica familiare. Buscetta in effetti era uno che amava le donne. Una volta mi disse che lui aveva rifiutato di entrare nella commissione di Cosa Nostra perché si era reso conto che se fosse entrato alla commissione avrebbe dovuto assolutamente rinunciare alle donne, perché avrebbe dovuto tenere un comportamento assolutamente irreprensibile. E preferiva invece quindi continuare a fare quella vita. Esatto, sì. Esatto. Bene, allora adesso io do un po' di pubblicità, però noi torniamo perché il racconto continua, nel senso che abbiamo ancora un po' di tempo. Benissimo, allora le faccio un'altra domanda che ha proprio a che fare con la questione della trattativa. In realtà tracce di questa trattativa non ce ne sono molte. Sto parlando della trattativa tra gli americani e la mafia per consentire lo sbarco degli alleati, diciamo, in un modo abbastanza tranquillo. Non ce ne sono molte tracce. Ci sono molti storici che contestano questa versione, questa possibilità. Eppure, diciamo, la realtà delle cose ci dice che dopo lo sbarco, quando appunto gli americani devono presidiare il territorio, c'è una lista di nomi che loro hanno già, di sindaci che devono mettere a capo dei comuni, e sono tutti quanti mafiosi. Sì, gli storici in realtà contestano che Lucky Luciano abbia potuto dare un apporto all'operazione bellica di sbarco, ma sono concordi sul fatto che effettivamente gli americani si fecero dare l'indicazione dei personaggi a cui affidare il controllo del territorio dalle autorità locali, e tra le autorità locali c'erano i vescovi, i grandi latifrontisti, gli agrari. Alcuni di essi indicarono loro stessi capi mafia, ma c'erano senza dubbio i componenti dell'alta mafia che già gli americani avevano individuato, come il dottore Volpe, come Calogero Vizzini, che era un importante proprietario terriero, che erano sostanzialmente quelli che di fatto governavano il territorio. L'alta mafia è quella che poi coltiva il sogno dell'indipendentismo? L'alta mafia è quella che coltiva il sogno della separazione della Sicilia. Beh. E che poi si getta nel grande gioco politico, partecipando anche
alla lotta politica in Italia in modo occulto, partecipando a colpi di Stato, omicidi eccellenti, eccetera, eccetera. Vabbè, quindi andiamo a finire il golpe borghese, esatto. No? E cioè, quindi tutte le commissioni, massoneria, golpe borghese, esatto. Estrema reversione di destra. Se vuole. Sì, certo, come no. Allora, io do la pubblicità e torniamo fra qualche minuto. E allora stiamo raccontando la storia di Lucky Luciano, che veramente sembra un film, perché ha un senso, cioè Lucky Luciano è l'uomo che avrebbe garantito in qualche modo una, diciamo, la possibilità agli alleati di sbarcare in Sicilia nel 1943, non avendo all'interno del territorio dell'isola una opposizione, anzi tutt'altro. E quindi dobbiamo cercare di capire come si arriva a quel patto e quale poteva essere la merce di scambio. E poi ne continuiamo a parlare con il senatore Roberto Scarpinato. Guardiamo. Dopo la conquista della Sicilia, i comandi militari insediano a Palermo l'AMGOT, il governo provvisorio che deve gestire la fase di liberazione. Al vertice viene nominato il tenente colonnello italo-americano Charles Poletti. È una personalità di spicco, ma anche molto chiacchierata. In Sicilia ha in mano la riorganizzazione dei trasporti e degli aiuti alimentari, attorno a cui fiorisce il mercato nero, e tiene accanto come traduttore e consigliere Vito Genovese, esponente della omonima famiglia mafiosa, fotografato al suo fianco persino durante la firma dell'armistizio. Tra i compiti dell'AMGOT c'è poi la nomina dei sindaci e dei prefetti nelle città siciliane liberate. Ed è proprio nella scelta degli uomini che dovranno gestire il dopoguerra sull'isola che la mafia allungherà la sua cupa ombra. Siccome molti mafiosi erano in galera in quel periodo, galera. Il patto che viene suggellato attraverso Lucky Luciano, diciamo, la merce di scambio è la richiesta di Lucky Luciano di mettere alla guida dei comuni, alla guida, diciamo, delle istituzioni che c'erano in Sicilia, tutti uomini suoi, ovvero uomini della mafia. Allora, la stragrande maggioranza dei sindaci, dei comuni, soprattutto dalla Sicilia occidentale, che si costituisce all'indomani della liberazione della Sicilia, teniamo conto che c'era un governatore americano, Charles Poletti, sì, che guida il governo alleato di occupazione e che sarà poi presente 40 giorni dopo lo sbarco alla firma dell'armistizio a Cassibile, accetta che tutti i mafiosi indicati dalla mafia divengano sindaci dei comuni della Sicilia. Diventa sindaco Don Calolizzini, diventa sindaco Genco Russo a Villalba e così via, in tutta una serie di paesi, cosa nota, risaputa e vissuta anche da grandi scrittori che all'epoca vivevano lì. Leonardo Sciascia lo ha lasciato scritto. Gli americani vennero con l'elenco dei mafiosi che dovevano fare i sindaci. Si può dire che questo è il primo, diciamo, il primo esempio di trattativa Stato-mafia? Allora, se c'è una trattativa, Lucky Luciano è il primo rappresentante di una trattativa non con uno ma con due stati. Con lo Stato americano e con lo Stato italiano che si sta disfacendo perché gli americani poi continueranno a salire, lasceranno la Sicilia e andranno verso il nord. Quindi la prima vera grande trattativa passa attraverso Lucky Luciano. Il quale poi nel 1946, quale, quando viene liberato, viene scarcerato, sì, è mandato a Napoli con
l'indicazione che non dovrà più mettere piedi in America. Certamente. Chi lo accoglie? Viene accolto da Vito Genovese, che era suo compagno d'armi già in America, esponente di una famiglia. Di una famiglia campana potentissima, che era stato restituito dagli americani all'Italia un po' prima di Lucky Luciano, ma lui controlla il fronte del porto di Napoli nel frattempo. Film di Rosi, a questo proposito, con Gian Maria Volontè che fa Lucky Luciano. Poi si trasferisce a Palermo, all'Hotel delle Palme. In questo Hotel delle Palme. Lui non sta molto all'Hotel delle Palme, non sta molto a Palermo. Dove perché va? Improvvisamente lui parte per l'America, va in Sud America, va in Venezuela, va in Brasile, va in Colombia, quindi già piazze all'epoca centri nevralgici, certo, del traffico della droga. Nel 1946 lui, che è stato l'inventore della commissione delle prime cinque famiglie di New York, organizza proprio a L'Avana, a Cuba, un summit per la suddivisione, questa volta non più come Atlantic City del traffico degli alcolici, ma del traffico dell'eroina, all'Hotel Nazionale. Nel frattempo lui compra, insieme a Lasky, il compare di origine ebrea, sì, una quota del più grande albergo dell'Havana e di un casino dell'Havana. Dopodiché partecipa a un concerto di Frank Sinatra. La spiegazione che darà alle autorità è che lui era lì per sentire cantare Frank Sinatra. In realtà, certo, l'FBI sapeva benissimo, e la polizia americana diffida le autorità cubane dicendo: dovete subito cacciare via Lucky Luciano. Lucky Luciano viene cacciato via da Cuba, rispedito in Italia, arriva in Italia, lui va a Lercara Friddi, il suo paese d'origine, ci va, ma dopo due giorni deve scappare perché la popolazione lo accoglie in maniera talmente festosa che lui diventa un problema di ordine pubblico. Si bloccano tutti i paesi della Sicilia, i prefetti dell'epoca chiamano il Ministero degli Interni a Roma e gli dicono: Lucky Luciano in Sicilia non ci può stare, perché la gente è tutta dalla parte sua. Lo prendono, lo rispediscono a Roma. A Roma lui starà diversi anni a fare piccoli traffici di droga, sarà coinvolto in una decina di operazioni di polizia, regolarmente incriminato, regolarmente scagionato e liberato. Metterà su una fabbrica, non casualmente, di confetti, perché Lercara Friddi è un paese che ha tradizioni molto antiche di pasticceria, fin quando il quotidiano L'Avanti del Partito Socialista dell'ora denuncerà che con ogni probabilità nei confetti che Luciano spediva in Germania, in Svizzera e in Francia non c'era la cannella, ma c'era l'eroina. E la polizia a questo punto provvede a smantellare immediatamente l'industria dolciaria di Lucky Luciano. Quindi arriviamo al 1957. 1957, lui torna in questa sala. Perché? Perché nel frattempo a Cuba la rivoluzione castrista ha vinto. Era una rivoluzione che era andata avanti dal 1952-53 al 58. Cuba, che fino a quel momento era lo snodo per il traffico dell'eroina, non è più fattibile perché Fidel Castro mette fuori legge, droga, certo, gioco d'azzardo, chiude i casinò, la prostituzione e così via. Devono trovare una nuova valvola di sfogo, che diventa la Sicilia, e si decide qui, in questo albergo, in un summit che durerà quattro giorni. Ottobre 12, ottobre 16, 1957, con la partecipazione straordinaria di Gio Bananas, Lucky Luciano, della famiglia Lucchese, della famiglia Genovese, di Santo Sorge, della famiglia di Detroit, cioè le più grandi famiglie americane, con in più le famiglie siciliane, castellammaresi, che erano presenti sul territorio, per far capire, e del palermitano. Benissimo, per far capire, lui
esporta in Sicilia questa struttura che diventa la commissione, diventa anche la commissione, qui, certo, che toglie potere ai singoli capimandamento nelle decisioni, per esempio di eliminare anche gente della famiglia considerata, si stabiliscono delle regole più ferree, esatto, ma nello stesso tempo si salda, diciamo, l'alleanza tra le famiglie americane e le famiglie siciliane in funzione del traffico di stupefacenti. E a questo punto l'ala, tra virgolette, irlandese ed ebraica si è perduta per, sì, strada. Ora la domanda è questa, non solo e non tanto perché Dewey libera Luciano 10 anni dopo, dovendone invece scontare dai 30 ai 50. Ma come fa Lucky Luciano dal 46 al 62, anno in cui morirà di morte naturale, l'infarto, all'aeroporto di Napoli, a muoversi indisturbati in Italia, con passaporti, lascia passare, connivenze della polizia dell'epoca, tanto da organizzare viaggi per traffici di stupefacenti in America Latina, all'inizio a Cuba, ma non solo, anche poi tornando in Italia. E la risposta qual è? La risposta era che lui era l'uomo delle trattative, di tutte le trattative possibili, ma lui muore nel suo letto. Di questa storia se ne è occupato persino Giuseppe Prezzolini, grande intellettuale e conservatore italiano, che ne scrisse abbondantemente in un libro intitolato I trapiantati. L'America scopre la mafia col fenomeno dell'immigrazione siciliana. Una minima parte dei siciliani che andavano a lavorare in America diventeranno mafiosi. Questi sono i trapiantati. 30-40 anni dopo i trapiantati diventano indesiderabili e ci sarà a questo proposito un libro di Fusco, Giancarlo Fusco, che li va ad intervistare a metà degli anni 50, perché questi indesiderabili fanno una manifestazione a Roma in corteo, cosa che nessuno sa, la racconta pure Andrea Camilleri, nel 1955 a Via Veneto si blocca il traffico perché 600 siculoamericani rispediti indietro dall'America protestano e chiedono di incontrare l'ambasciatrice americana a Roma, la Luce, sì, chiedendogli il mantenimento dei patti. Fusco li intervista e quelli gli dicono: ma come? Noi vi abbiamo aiutato a ripulire, a ripulire il porto di New York dai nazisti, poi vi abbiamo dato una mano per lo sbarco degli alleati in Sicilia, siamo venuti qui e ora voi non ci volete pagare le spese mediche. E c'è questa galleria di personaggi che Fusco intervista uno per uno ed è una delle pagine del giornalismo più bello e più nascosto che ci sia stato negli anni 50, perché lì c'è un vulnus, certo, lì c'è una storia, anche perché la storia paradossalmente si conclude con questo Lucky Luciano che gli americani non volevano più, ma che come un ballon de seta morto ritorna in America. Senatore Scarpinato, allora qui ci sono parecchie cose che si possono, diciamo, su cui si può riflettere. La prima, secondo me, molto interessante, è che noi conosciamo bene, lei meglio di me naturalmente, l'ordinamento giudiziario americano, cioè una condanna a 30 o 50 anni perché non era stata ancora stabilita, non è cosa che possa consentire l'uscita da un carcere. E invece in questo caso per Lucky Luciano funziona. Lucky Luciano arriva in Italia, ma arriva in Italia assolutamente intoccabile e indisturbato, quindi gode di protezioni, protezioni che non possono che essere politiche, è così. Beh, intanto la Commissione parlamentare antimafia ha accertato che insieme a Lucky Luciano furono praticamente graziati altri 60 mafiosi che tornarono in Italia, quindi lui è l'esponente più importante. Lucky Luciano è l'uomo cerniera tra la mafia americana e la mafia siciliana, tra i servizi segreti americani e i servizi segreti italiani. Quindi è uno snodo attraverso il quale passano tante mediazioni, tante trattative segrete.
e quindi gode di coperture che sono rimaste segrete per tutti questi anni. Lei prima parlava dell'alta mafia, che io in qualche modo posso identificare anche con l'alta borghesia. La borghesia, no? Mafiosa. La borghesia mafiosa. Questa borghesia mafiosa a un certo punto lascia il posto, dal punto di vista del rapporto con la mafia, alla politica. Cioè, gli altoborghesi si diventano poi in realtà politici di prim'ordine, no? Di spicco, e sono quelli che poi tengono diciamo il rapporto con gli uomini di Cosa Nostra. Ma intanto la borghesia mafiosa è sempre stata una componente fondamentale della classe dirigente nazionale, fin dall'Unità d'Italia, è essenziale per gli equilibri macropolitici del sistema paese. Quindi non soltanto la borghesia mafiosa siciliana, la borghesia mafiosa in generale. La borghesia mafiosa che ha il suo radicamento soprattutto, certo, in Sicilia e nel Meridione. Ed è una componente della classe dirigente che ha fatto la politica in due modi. Attraverso metodi legalitari, la partecipazione alla competizione politica e, quando era necessario, perché la politica non era sufficiente, ricorrendo anche alla strage, all'omicidio e ai progetti di colpo di Stato. Per esempio? Abbiamo la partecipazione al golpe borghese. Diciamo che uno dei 1970. Uno dei pericoli che segnano la storia dell'Italia repubblicana era l'avvento delle sinistre nell'area di governo. E tutta la storia repubblicana è caratterizzata da questo timore. E ogni volta che si manifestava questo pericolo venivano messi in campo progetti di colpi di Stato, stragi, omicidi eccellenti chirurgici. Ed è stato accertato attraverso le dichiarazioni di Buscetta, di Calderone, Leonardo Messina, che al progetto di colpo di Stato messo su da Giunio Valerio Borghese, capo della decima MAS, uno dei protagonisti del fascismo, della Repubblica di Salò, Parteciparono i mafiosi, e che ci furono degli importanti incontri di vertice tra Giuseppe Calderone, Giuseppe Di Cristina e lo stesso Giunio Valerio Borghese. E quello era un progetto di Stato serio che prevedeva l'occupazione del Ministero dell'Interno, della RAI, delle prefetture, e che fu bloccata all'ultimo momento. Mentre era in corso da Gelli, perché era venuto in input esterno dagli Stati Uniti di bloccare il... Ma poi abbiamo sempre, grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che sono state riscontrate recentemente anche da elementi documentali, la partecipazione a un progetto di golpe del 1974 e poi a quello del 1979, quando Sindona viene in Sicilia e, con l'appoggio di un'ala dell'amministrazione americana, discute in modo molto concreto di un progetto separatista della Sicilia dall'Italia, Sindona. Tanto che ci hanno riferito vari collaboratori che i vari capi mafia discutevano dopo come bisognava dividersi le banche di questa Sicilia separata. Vengono fatti dei sopralluoghi e ancora una volta viene bloccato all'ultimo momento. Viene bloccata la strategia separatista del 1979, ma inizia la stagione del terrore, con gli omicidi di Piersanti Mattarella, di Dalla Chiesa e altri omicidi eccellenti, che diciamo sono espressione di questa borghesia mafiosa, che fa politica in due modi: la politica palese con i voti della mafia, ma anche con la partecipazione alle competizioni elettorali, che vengono vinte anche con i voti delle persone normali, ma quando la politica non basta più, a questo punto imbraccia la pistola. E come sono soliti dire loro, Dio sa che è lui che ha voluto farsi uccidere, perché ha detto di no. E per esempio, quando ci sono degli ostacoli insuperabili, come il Presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella, deve essere eliminato. Perché si era messo di traverso? Perché era diventato un ostacolo insuperabile. Certo. E benché fosse una specie di Kennedy siciliano, fosse un esponente importantissimo della classe dirigente, viene eliminato dalla stessa classe dirigente che non ritiene che, diciamo, la sua politica possa andare avanti. Mi fa ricordare che agli atti della Corte di Cassazione ci sono due episodi che riguardano Giulio Andreotti, allora presidente del Consiglio,
che sono inquietanti. Cioè, c'è un primo episodio in cui si racconta che Andreotti parla con Stefano Bontade dicendogli che insomma Piersanti Mattarella non va toccato, e poi c'è un secondo episodio dopo il delitto Mattarella in cui Andreotti va a dire: ma io vi avevo detto di non ucciderlo, invece l'avete fatto. Questo episodio è stato ricostruito, accertato alla sentenza. C'è il problema Mattarella, c'è un primo incontro a cui partecipano gli esponenti di vertice della borghesia mafiosa, Salvo Lima, i cugini Nino Ignazio Salvo, Stefano Bontade e Andreotti, in cui gli espongono l'esistenza del problema Mattarella. E poi c'è un secondo momento in cui Mattarella viene ucciso, Andreotti ritorna e protesta per quell'omicidio, ma Stefano Bontade ritiene di avere alle spalle un potere così grande da poter alzare la voce e dire: qua in Sicilia comandiamo noi, i voti ve li diamo noi. Sì, altrimenti tu non prenderei più un voto. Esatto. Cioè, quindi minaccia Andreotti, esatto, che in quel momento è al massimo del potere. Teniamo conto che Stefano Bontade non era un capomafia normale, era un grado 33 della massoneria. Certo. Era uno che aveva un esercito, uno che aveva una quantità di capitali enormi, che poi ha investito nel nord dell'Italia, era un uomo potentissimo, era un esponente di vertice alla borghesia mafiosa. Anche Sindona ha cavalcato questa idea del separatismo, no? Sindona è stato un golpista sin dagli anni 70, è accertato che nel 1973... Anche lui iscritto alla P2. Iscritto alla P2, è riciclatore dei soldi dei mafiosi, e coltiva nel 1989 e porta avanti, convincendo Stefano Bontade ed altri, della bontà di questa operazione politica che, ripeto, va avanti fino a un certo punto a livello avanzato. Quella prima trattativa di cui è protagonista Lucky Luciano è in qualche modo, diciamo, il paradigma che poi, su cui poi si fondano successive trattative tra Stato e mafia? Si può dire? Beh, diciamo che quando noi parliamo di Stato dobbiamo però fare una distinzione. C'è uno Stato legalitario, certo, e c'è il cosiddetto Stato occulto, uno Stato che è composto da apparati che invece di rispondere alla Costituzione, alla legalità, rispondono a centri occulti stranieri e nazionali. E per intenderci, tutti i capi dei servizi segreti e generali che sono stati condannati per avere depistato la strage di Milano del 1969, la strage di Peteano del 1972, la strage di Bologna del 1980, tutte sentenze definitive, erano Stato, erano ai vertici dello Stato. E ciò nonostante hanno coperto degli stragisti, hanno depistato le indagini. E questa è una storia che inizia con la storia della Repubblica, perché il primo depistaggio è depistaggio per la strage di Portella alla Ginestra. Ma ci arriviamo adesso. Che arriva sino alle strage del 92 e 93. Certo. Benissimo. Allora, io adesso credo che, siccome stiamo parlando di stragi, depistaggi e abbiamo anticipato Portella alla Ginestra, io devo dare un po' di pubblicità e poi ritorniamo sempre con il senatore Scarpinato. Dunque, se la storia dello sbarco in Sicilia degli alleati nel 1943 contiene al suo interno i germi di quella che poi è la trattativa tra lo Stato e la mafia, nel 1947 c'è una strage, quella di Portella della Ginestra, che può essere considerata forse la madre di tutte le stragi di mafia. E dopo ne parliamo, vediamo ancora un pezzetto del nostro racconto, ne parliamo con il senatore Roberto Scarpinato. Vediamo. Una delle, diciamo, condizioni che erano state poste da Luciano, ma siamo sempre nel campo così dell'epoca, era quella che la Sicilia dovesse a un certo punto diventare una sorta di Stato indipendente, separarsi dal resto dell'Italia per diventare uno Stato dove la mafia doveva avere un ruolo predominante. Allora, una delle caratteristiche del separatismo siciliano che fu presente in Sicilia fino all'inizio degli anni 50
era la rivendicazione di diventare la 49esima stella dalla bandiera americana. Esatto. C'è stato sempre un feeling tra gli Stati Uniti e la Sicilia. Come abbiamo detto, risaliva all'epoca dell'immigrazione. Non ci sono altre regioni italiane che hanno convissuto e legato la propria storia a pezzi della storia degli Stati Uniti d'America. Ma tutto questo va capito alla luce del fatto che già un paio d'anni dopo la liberazione, la preoccupazione del comunismo e della divisione del mondo in blocchi rende necessaria la possibilità di fare tanti sconti alla mafia, e l'anticomunismo diventa un forte cemento che giustifica il comportamento degli americani da una parte e nello stesso tempo della Democrazia Cristiana e dei grandi partiti di massa che si ricostituiscono all'indomani della guerra. Come ci mettiamo dentro Portella della Ginestra e Salvatore Giuliano? Che nel 1947 alle elezioni regionali siciliane il Fronte Popolare di Comunisti e Socialisti aveva acquistato la maggioranza, si doveva andare verso le elezioni politiche, c'era il terrore che nel paese prevalesse l'ondata comunista. Il primo maggio del 1947 è una giornata di sole a Portella della Ginestra. Nella vallata arrivano contadini, operai, sindacati per una manifestazione che celebrerà il lavoro. Deve essere una festa, si trasforma in un massacro. Quando sul palco il primo oratore comincia a parlare e la folla si accalca sul pratone, improvvisamente dalle alture intorno partono raffiche di mitra. La gente fugge in preda al panico, ma è inutile. In pochi minuti è una strage. A terra restano 11 vittime, 3 sono ragazzini, si contano anche 27 feriti. A sparare sono gli uomini del bandito Salvatore Giuliano, contrabbandiere e braccio armato del movimento separatista fondato dal politico Andrea Finocchiaro Aprile, dal barone massone Lucio Tasca e dal mafioso Calogero Vizzini. Dopo lo sbarco degli americani speravano in una Sicilia indipendente, ma la concessione dell'autonomia alla regione ha tolto loro ogni velleità. Che c'entrano allora gli indipendentisti con quella strage? Perché Giuliano ha sparato sui lavoratori? Chi sono i suoi mandanti? Domande che resteranno senza risposta perché il bandito mai processato sarà trovato morto in circostanze oscure a Castelvetrano il 5 luglio del 1950. La versione ufficiale parla di uno scontro a fuoco con i carabinieri, ma una inchiesta dell'Europeo condotta dal grande giornalista Tommaso Besozzi svelerà presto un'altra verità. Dell'uccisione a tradimento di Giuliano viene accusato il cognato Gaspare Pisciotta, che al processo poi racconta di connivenze tra l'arma, politici separatisti e mafiosi. Poi anche lui, il 9 febbraio del 54, viene trovato morto nella sua cella, avvelenato dal caffè che gli hanno servito la mattina. Quello è il momento in cui viene, si saldano gli interessi del banditismo, della mafia, dell'aristocrazia terriera palermitana, sì, con di pezzi della... i lati oscuri del potere istituzionale. Perché, secondo alcuni, a Portella della Ginestra a uccidere i contadini avevano sparato armi che provenivano anche dalla decima MAS e dal fronte di Iuno e Valerio Borghese. Quindi quello è una prima pagina, diciamo. Quando si dice che la Repubblica Italiana paradossalmente è fondata sulle stragi, si dice una cosa che è un grosso fondamento di verità. Nel 1945 l'Italia viene liberata, nel 1947 abbiamo la strage di Portella della Ginestra, Salvatore Giuliano viene assassinato, Gaspare Pisciotta, che era quello che lo aveva assassinato su ordine del Ministero degli Interni dell'epoca, verrà assassinato nel carcere del Luciardone di Palermo con un caffè avvelenato. Come si indona? Come si indona? E da quel momento in avanti gli americani fisicamente in Sicilia non ci sono più, perché sono saliti verso il nord, ma hanno lasciato delle strutture di intelligence
hanno lasciato dei capisaldi una volta che loro erano venuti in Sicilia. Addirittura nel 1943 loro si rivolgono anche all'Università Palermitana per conoscere e avere studi approfonditi sulle usanze della popolazione. Quindi stiamo parlando di un lavoro di intelligence che poi nel corso degli anni darà diversi frutti e potremmo andare spesso lontano. Spesso queste manine le troveremo anche nelle stragi successive. Manone, sì. Manacce che cammina. Senatore Scarpinato, è corretto dire che la strage di Portella della Ginestra è la madre di tutte le stragi, diciamo all'inizio della storia della Repubblica, e che anche il depistaggio che viene compiuto sulla morte di Giuliano è, diciamo, esemplare e rappresenta, diciamo, una sorta di paradigma di tanti altri depistaggi che seguiranno più avanti. Mi pare significativo che la storia della Prima Repubblica viene tenuta a battesimo da una strage politico-mafiosa, Portella Ginestra, e si conclude nel 92 e 93 con le stragi del continente e della Sicilia, e che tra la prima strage e le ultime stragi c'è una sequenza ininterrotta di stragi che non ha uguali in nessun paese europeo. La strage di Milano 69, di Peteano il 72, di Brescia il 74, dell'Italicus, di Bologna del 904. Tutte queste stragi hanno un unico comune denominatore, i depistaggi. Si comincia con depistare le indagini della strage di Portella Ginestra. Tutti coloro che erano a conoscenza dei nomi dei mandanti esterni vengono sterminati, 11 persone, dal bandito Giuliano a Pisciotto. La stessa sorte sarà riservata ad altri depositari di segreti scottanti. E tutte queste indagini vengono... Ricordo che anche nella strage di Piazza Fontana ci sono 11-12 morti. Certo. No? Chi muore in una pozzanghera affogato. Ermanno Buzzi, che è stato condannato per la strage di Brescia, viene trovato morto in carcere poco prima che inizi a collaborare. Antonino Gioè, uno degli esecutori della strage di Capaci, viene trovato impiccato nella sua cella poco prima, diciamo così, che iniziasse a collaborare. È una lectio magistralis che viene data a tutti coloro che sono complici. Se parli ti ammazziamo comunque, questo spiega. Quindi abbiamo questa catena di depistaggi che sono state accertate con sentenze definitive, ma la cosa veramente inquietante è che questi depistaggi hanno caratterizzato anche le indagini sulle stragi del 92 e del 93. Cioè in che modo? La sparizione dei documenti essenziali, tutte le carte che si trovano nel comodirino, la sottrazione dell'agenda rossa, la creazione di un falso collaboratore di giustizia, Vincenzo Scarantino. Posso aggiungere la sparizione dei file nel computer di Giovanni Falcone? Questo ed altro. Tra cui quello su Gladio. Esatto. Quindi abbiamo dei buchi neri che sono opera di apparati dello Stato. E che questi apparati dello Stato, ancora nel 92-93, fossero operativi, è una cosa estremamente inquietante, anche perché non è una storia che è finita. Noi abbiamo parlato della trattativa, ma la trattativa è in corso. Ci sono alcuni boss stragisti in carcere, come Fratelli Graviano, Bagarella e altri, che sono a conoscenza delle verità che si celano dietro le stragi del 92-93. Primo fra tutti Matteo Messina Denaro. Matteo Messinaro è uno dei depositari di questi segreti. Sono delle persone che, se decidessero di rivelare quello che c'è stato dietro, i nomi dei complici esterni costringerebbero questo paese a fermarsi e, come diceva Falcone, a riscrivere la storia di questo paese. E stanno dando, perché ricordiamo che c'è un'inchiesta in corso, sì, sulle stragi del 92-93, perché insomma sembrano, sì, no, un capitolo chiuso, accantonato, sì, invece no, cioè ci sono magistrati che ci stanno lavorando in questo momento. E in che modo i fratelli Graviano e Matteo Messina Denaro possono dare le carte in questa partita? Beh, perché appunto sono tra i pochi che Riina aveva messo a conoscenza delle motivazioni politiche che si celavano dietro le stragi del 92 e del 93 e dei mandanti esterni, perché lì c'era un doppio circuito informativo. Cioè? I normali capi mandamento ai quali Riina dava le spiegazioni sulle ragioni interne a Cosa Nostra delle stragi: vendicarsi Falcone e Borsellino, punire i politici che non avevano mantenuto le promesse. E poi c'era un cerchio più ristretto
di cui faceva parte una specie di supercupola, i fratelli Graviano, Matteo Messina Denaro, Bagarella, i quali venivano messi al corrente invece delle motivazioni di carattere politico. Per esempio, nessuno dei collaboratori palermitani ci ha mai riferito delle riunioni che si svolsero alla fine del 1991 tra Riina, Provenzano e altri 3-4 capi mafia importanti che erano massoni come Santa Paola e Giuseppe Madonia, dove per mesi si discusse di questo progetto politico. Bene, Riina, quando a dicembre 1991 comunica ai capi mandamento l'inizio della stagione stragista, non rivela nulla di queste riunioni che vi erano state, ma informa Matteo Messina Denaro, informa Graviano, e quindi loro sanno quello che gli altri capi mandamento non sanno. Sanno, per esempio, che erano i personaggi importanti che scesero in Sicilia e convinsero Riina a non uccidere Falcone a Roma, dove aveva mandato un comando guidato da Matteo Messina Denaro, ma ucciderlo a Palermo in prossimità delle elezioni del Presidente della Repubblica con quelle modalità. Sanno chi è che ha preso l'agenda rossa, sanno chi è il soggetto che assistette all'operazione di caricamento di esplosivo della Fiat 126, un soggetto esterno. Via D'Amelio. Sanno questo, sanno chi indicava gli obiettivi del Nord, la tempistica. Sanno anche, secondo lei, chi aveva determinato l'urgenza di uccidere Paolo Borsellino, che diciamo fece irritare alcuni capi mafia che all'uscita dalla riunione, certo, alla quale Riina aveva detto dobbiamo ammazzare Borsellino, dissero questo è pazzo, ci rovina tutto. Certo, perché da un punto di vista degli interessi di Cosa Nostra era una follia. Dopo la strage di Capaggi era stato approvato il decreto Falcone che introduceva il 41 bis del grasso ostativo. I termini per convertire in legge quel decreto legge scadevano il 7 agosto. C'era in Parlamento una grande maggioranza garantista che non voleva convertire in legge quel decreto, quindi bastava aspettare il 7 agosto e Cosa Nostra avrebbe incassato... Quindi era un clamoroso autogol, Via D'Amelio. Avrebbe incassato il risultato della mancata conversione in legge al 41 bis. E invece cosa fa Riina? Decide di anticipare la strage prima del 7 agosto e gli altri capi gli dicono ma è una follia, e lui non riesce a dare una spiegazione perché non può rivelare che quella strage è stata chiesta da soggetti esterni. E infatti abbiamo un'intercettazione di una conversazione in carcere di Riina con un suo compagno, lo Russo, in cui dice mentre la strage di Capaci è stata preparata per mesi, la strage di Via D'Amelio è stata improvvisata, venne quella e disse domani bisogna farla. Io... disse una cosa in più, e cioè disse se si venisse a sapere il perché quella strage è stata fatta, crollerebbe Cosa Nostra. Diciamo che la strage di Via D'Amelio è la strage che rivela, più di tutte le altre, l'esistenza di interessi esterni a Cosa Nostra che vengono ritenuti prioritari rispetto a quella Cosa Nostra, tanto che Riina sacrifica gli interessi immediati della mafia a questi interessi superiori. Senta, i depistaggi che ci sono sul Portella della Ginestra, che coinvolgono comunque istituzioni come l'Arma dei Carabinieri, come sono un po', diciamo, appunto anche in questo caso il paradigma di altri depistaggi che si verificheranno dopo, nel corso degli anni. Beh, come ho detto, tutta la storia delle stragi è caratterizzata da depistaggi. Abbiamo un grande buco nero perché le prove sono state fatte sparire. E abbiamo oggi però delle persone che sono state complici di quelle stragi del 92 e del 93, che sanno quello che è successo, che hanno deciso di non parlare. E questo è molto interessante. Perché teoricamente collaborando avrebbero potuto riacquistare la libertà. Sono persone che hanno 50, 60 anni, una vita davanti. Perché non hanno Per esempio i fratelli Graviano. Per esempio, la mia opinione è perché se dovessero rivelare dei fatti normali di mafia, la complicità di altri capi mafia nella strage, non avrebbero nessuna difficoltà, perché tanto sono stati tutti... Ma sarebbe inevitabile che i magistrati facessero le domande a cui loro non possono rispondere. Non possono rispondere perché dovrebbero chiamare in causa apparati dello Stato, personaggi potentissimi. E credo che ci sia, come dire, un gioco molto difficile, perché chiamare in causa questi personaggi significa anche rischiare. Perché l'esperienza dimostra che ci sono stati dei mafiosi che sono stati uccisi all'interno di carceri protette.
hai dei figli che possono essere uccisi da un pirata della strada. Quindi è un gioco di equilibri molto sottile che è ancora in corso. Abbiamo un Graviano che lancia dei messaggi criptati e cifrati nel corso del processo che si sta concludendo ora in 'Ndrangheta stragista, che ha anticipato a novembre che Matteo Messinaro sarebbe stato catturato di lì a poco, e quindi non ha riferito una cosa del passato contestabile, ma ha fatto un'anticipazione facendo una scommessa sulla sua credibilità. Se io dico questo e poi si verifica, vuol dire che sono credibile. E quindi è presumibile che si riserva, come dire, di fare altre rivelazioni. E questo è un gioco al rialzo, perché evidentemente si vuole ottenere qualche cosa. Però è opinione comune, diciamo, tra gli investigatori, cioè tra coloro i quali conoscono meglio le dinamiche, le personalità, i caratteri, anche diciamo la qualità dell'appartenenza a Cosa Nostra, che Matteo Messina Denaro, anche per motivi di salute probabilmente, difficilmente collaborerà, come si dice. Mentre invece la partita che giocano i fratelli Graviano è una partita, diciamo, che ha una proiezione sui prossimi 30 anni, 40 anni della loro vita, insomma, no? Loro hanno sperato fino a un certo punto che l'ergastolo ostativo in qualche modo saltasse, no? E che quindi di poter riacquistare la libertà. Adesso che sembra che invece l'ergastolo ostativo non salti affatto, le cose cambiano. Beh, l'ergastolo ostativo è già saltato, con una sola eccezione, e cioè non possono uscire dal carcere quelli che sono sottoposti al 41 bis. Sì. E loro sono sottoposti al 41 bis. Loro e un'altra decina di mafiosi che sono a conoscenza dei segreti delle stragi, Salvatore Biondino, Luca Badarella, Giuseppe Madonia ed altri. Quindi l'ulteriore passo sarà fare saltare il 41 bis, oppure trovare un modo per passare dal 41 bis all'alta sicurezza, perché diventa un ostacolo giuridico. Chi ha il 41 bis è ritenuto a priori come pericoloso e collegato con la mafia, e quindi non può essere ritenuto rieducato, non può accedere alla liberazione condizionale. Questa è una partita in corso. È in corso, e quindi se è una partita c'è una trattativa? Beh, direi che la cosa straordinaria è che questa trattativa è alla luce del sole, perché l'annuncio che è stato fatto nella trasmissione da Baiardo per conto di Graviano è un inedito nella storia della mafia. Praticamente tutti i telespettatori sono stati chiamati a testimone di un evento che sarebbe accaduto, che Matteo Messina Denaro sarebbe stato catturato, con l'anticipazione che questa cattura rientrava in una trattativa che aveva come posto in gioco l'eventuale liberazione di Graviano. L'ha detto Baiardo, che è il portavoce di Graviano. Posso fare una domanda che si pongono tutti, ma perché Baiardo è libero? Beh, Baiardo è libero perché ha scontato la pena che gli è stata inflitta. D'accordo, ma rispetto a queste dichiarazioni che fa? Perché queste dichiarazioni di per sé non costituiscono reato. So che ci sono delle indagini in corso. Evidentemente, se dice queste cose, è autorizzato a farlo, ed è interessante che... Cosa vuol dire autorizzato a farlo? Non puoi dire queste cose in televisione senza l'autorizzazione di Graviano o di Matteo Messinaro, perché il giorno dopo sei morto. Quindi se lo fai, lo fai perché sei il portavoce di qualcuno. Quindi in realtà chi ci sta parlando è Graviano. A ben pensarci, Graviano dice qualche cosa che poi si combina molto bene con il comportamento di Matteo Messina Denaro che viene dopo. Sembra quasi che ci sia un gioco delle parti che è in corso. Ecco, la novità è questo. Stavolta la trattativa è sotto gli occhi di tutti. Senta, visto che ci siamo sull'arresto di Matteo Messina Denaro, lei che idea si è fatto? Ma ho già detto che si è trattato di un'indagine condotta con grandissima professionalità dalla Procura di Palermo, dai carabinieri. Ma detto questo, tutti quelli che abbiamo fatto indagini in passato su Matteo Messina Denaro abbiamo conosciuto un capo mafia che era un maniaco della discrezione, che non lasciava assolutamente traccia. Non lasciava traccia al punto che a volte i suoi stessi uomini del territorio pensavano che fosse morto, perché era una specie di fantasma.
se scriveva dei bigliettini non li scriveva con la sua grafia, dava appuntamenti a distanza di un mese, non c'era una fotografia, non c'era una voce, e improvvisamente quest'uomo si trasforma e si fa i self, non prende nessuna precauzione, non si fa precedere da una staffetta, si incontra con delle donne, resta nel luogo dove poco tempo prima sono stati arrestati tutti i suoi uomini, il suo covo era a 100 metri dal luogo in cui si trovava, e soprattutto quando Gabriano gli dice guarda che tra poco ti catturano, lui resta lì. E quindi questo è un'anomalia del comportamento che secondo me richiede una riflessione. Cosa c'è dietro? Io credo che soltanto lo sviluppo degli eventi futuri ci consentirà di capire che cosa accadrà. Ma bisogna avere la capacità di comprendere qual è la posta in gioco. La posta in gioco non è la liberazione o meno di qualche mafioso. La posta in gioco è: sapremo mai la verità sulla storia di questo paese? Oppure resterà questo buco nero perché chissà continuerà a tacere e il suo silenzio sarà ricompensato in qualche modo? Questa è la posta in gioco. Grazie allora al procuratore Roberto Scarpinato, senatore, io però continuo a chiamarla procuratore, insomma, mi sembra che stiamo parlando anche di politica, ma insomma stiamo parlando del lavoro che lei ha fatto per decine di anni. E nel salutarla, resti pure lì, io vado avanti con il racconto che stavamo facendo dello sbarco degli alleati in Sicilia, perché poi quella è l'inizio dell'operazione di liberazione del paese. E da pochi giorni è morto a 102 anni Harry Sindler, che è il soldato inglese sbarcato ad Anzio nel 44, che ha passato la sua vita a ricostruire le storie di tutte le migliaia di soldati che sono morti in quella operazione, in quel diciamo massacro che poi si è verificato durante lo sbarco ad Anzio, sulla spiaggia di Anzio e Nettuno. E tra le storie che ha ricostruito c'è anche quella del padre di Roger Waters, che è il fondatore dei Pink Floyd. Guardate. Io ho telefonato a Marco Pacciucchi, che ha scritto il libro con me, giornalista di Repubblica. Ho detto: senti Marco, tu conosci un Roger Waters? Ha detto: sì, lo conosco. Ha detto: un milione di altre gente in tutto il mondo. Perché? Ho detto perché io credo che ho trovato dove è morto il suo padre. Tenente Waters killed e Tenente Hill ferito. La situazione critica. Tutta la musica sua è passata su quelle cose del padre, contro la guerra che è brutta. È interessante quella, no? Tutto questo famoso The Wall e tutta quella roba, no? Il problema grande oggi è che la gente comincia a dimenticare, e questa è brutta, perché se si dimentica questa qui, è roba che succede un'altra volta. Beh, grande uomo. Dunque, dicevo, lo sbarco sulle spiagge di Anzio e Nettuno del 22 gennaio del 44 non va come previsto, ovvero non è una così, diciamo, operazione facile che porta le truppe alleate ad inoltrarsi immediatamente nel territorio italiano, perché la linea Gustav, che consentirebbe poi di arrivare a Roma, è presidiata in maniera molto seria dai tedeschi. Ci saranno migliaia di morti prima di riuscire a sfondarla, al punto che Winston Churchill ammetterà alla fine: speravo di lanciare sulla baia di Anzio un gatto selvatico, invece mi sono ritrovato sulla riva con una balena arenata. Simona Colarizzi, storica, buonasera, buonasera, grazie di buonasera. Essere qui con noi. Io la prima domanda che ovviamente mi sembra scontato farle è la differenza tra quello che succede Anzio e Nettuno e quello che è successo prima
in Sicilia, ovvero questa facilità con cui gli alleati sono sbarcati e sono riusciti a impossessarsi dell'isola, indica che insomma lì c'è stata una preparazione diversa e probabilmente una preparazione in cui la mafia ha giocato un ruolo importante. Sì e no, direi, perché è diverso. Cioè, poi lei fa parte degli scettici? No, io alla mafia do tutto il ruolo che deve avere e ce l'ha. Sì. Però se lei mi fa il paragone con lo sbarco di Anzio, allora lì è cambiata la situazione. Vale a dire che sulla linea di Cassino, diciamo certo. Così, dove stanno parecchi mesi, perché stanno dal gennaio fino alla fine di aprile. Con una battaglia durissima. Con una battaglia durissima che veramente in questo caso fa tutti quei morti che noi sappiamo. Beh, ma lì però ci sono le divisioni tedesche. Attenzione, Kesselring in Sicilia manda un po' all'ultimo momento, se io non sono una storica militare, però insomma queste cose sono note nella storiografia, manda solo all'ultimo momento un corpo militare e nemmeno poi così attrezzato. Adesso non ricordo quanti uomini erano, ma insomma 70.000, 100.000. Lei mi sta dicendo si premonisce, si organizza molto meglio per affrontare le truppe. Affrontare le truppe. Lì arrivano ben 6 divisioni tedesche in Italia in quel famoso, dopo il 25 luglio, la tragedia dell'Italia è quella che il fatto che il re non abbia resistito e non abbia dato i comandi necessari all'esercito italiano, e ce n'erano di piazzaforti in Italia, cioè, la tragedia è stata proprio quella, cioè di consentire così alle truppe tedesche di invadere tutta l'Italia. Quindi dopo l'8 settembre i tedeschi sono già lì. Cioè, dal 25 luglio sono già lì. Non è stata un po' avventata questa decisione di sbarcare ad Anzio e Nettuno per tentare di aggirare le divisioni tedesche e anche i piani di Kesselring? Perché in realtà, lo dice lo stesso Churchill, io ero abbastanza convinto di mettere lì degli uomini che avrebbero fatto quello che dovevano fare, e poi in realtà ci siamo arenati come una balena. Lì è probabilmente è che sono tutti molto logorati, sia gli alleati sia i tedeschi naturalmente, per cui è stata forse una manovra disperata, probabilmente fatta male, pensata in modo tale da dire ma forse ce la facciamo. Io adesso sui piani militari proprio non mi voglio pronunciare. È sicuramente stata avventata. Però certamente gli alleati, dopo la Sicilia, si erano fatti probabilmente un'idea di semplicità nell'avanzata, ma comunque non immaginavano di trovare tutti i problemi che poi hanno trovato. Non immaginavano che tutte le... in difesa della scarsa capacità degli alleati di avanzare, forse gli alleati si aspettavano due cose diverse. Innanzitutto si aspettavano che l'esercito italiano, dopo l'8 settembre, resistesse. Certo. Avesse ricevuto degli ordini tali per cui poteva resistere. E qui la responsabilità è nostra. La responsabilità è del re. In questo caso è del re, noi fa quella figura che fa quella figura che fa andandosene. Senso, e poi la responsabilità è anche dei generali delle piazze forti. Certo. Noi generali, le piazze forti sono anche, tra Roma e la Sicilia ci sono delle piazze forti dell'esercito italiano. Certo. E invece si aprono ai tedeschi, ci sono i casi di resistenza, ci sono i casi di alcuni eroi di queste piazze forti che resistono, che danno l'ordine di resistere, però nel complesso si arrendono ai tedeschi, quindi gli alleati potevano pensare questo. Forse hanno sottovalutato tutte le divisioni tedesche che sono arrivate. Ma questo lo vediamo fra pochi minuti, io devo dare un po' di pubblicità e poi torniamo a parlare. Va bene.
allora siamo con Simona Colarizzi, storica, e stiamo parlando diciamo di questa operazione che gli alleati cominciano nel 1943 sbarcando nella Sicilia meridionale per poi risalire la penisola, ma diciamo con problemi non da poco, soprattutto quando arrivano all'altezza di Cassino. Ma torniamo un po' indietro e torniamo proprio allo sbarco in Sicilia. Che rapporti c'erano tra il fascismo e la mafia, il prefetto Mori, il prefetto di Ferro che aveva minacciato gli interessi mafiosi? Inizialmente sembrava che il fascismo, diciamo, avesse deciso di usare il pugno di ferro con questa organizzazione criminale. Sì, certo. Che ancora non era la Cosa Nostra che poi abbiamo conosciuto noi, però No, non era Cosa Nostra. Controllava il territorio, però. Controllava certo. Il territorio. E il prefetto Mori è il prefetto di Ferro. Ci sono molte leggende, però, sul fatto che il prefetto Mori fosse riuscito a sgominare la mafia e a privare la Sicilia della mafia. Non è così, naturalmente, però che lui avesse intimidito e fatto arretrare la mafia siciliana, perlomeno per gli anni in cui lui è stato in Sicilia. E il prefetto Mori non sta molti anni in Sicilia, perché, oddio, posso sbagliare le date, ma secondo me è dal 24 al 29, una cosa del genere, sì. Insomma. Non è un numero di anni così, sì. Così lungo. E riesce a intimidire e a fare arretrare la mafia, effettivamente con un pugno di ferro. Anche perché, mi scusi, va in Sicilia con un mandato pieno. Va in Sicilia pieno. Con un mandato pieno, con sì. Un mandato pieno. Diciamo, law and order, sì. doveva fare vedere che i fascisti sapevano mettere ordine. E quindi lui fa una lotta nei confronti della criminalità, di cui sono stati un po' discussi i metodi. Cioè, si ricordano anche delle perquisizioni violente nei paesi, degli arresti e dei fatti di sangue che avvengono con le forze dell'ordine che Mori riesce ad avere, e quindi c'è questa repressione. Quindi un po' di ferocia, un po' di spregiudicatezza. Ecco, direi di sì, insomma. Però al coperto della politica. Sì, 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 coperto dalla politica. Fino a quando, però, non va troppo oltre. Cioè, fino a quando non va a toccare solo il mafioso delinquente e va a toccare quello che è un substrato sociale anche alto, che è inquinato dalla mafia. Scarpinato la definiva l'alta mafia, che si identificava molto spesso nell'alta borghesia o nella nobiltà, o diciamo. O comunque nell'élite, sì, ecco, sì. In chi aveva poi le chiavi della classe dirigente siciliana. E lì la mafia c'era. E chi aveva le chiavi della classe dirigente siciliana? Dei fascisti, naturalmente. Certo. Perché c'erano i vari gerarchi e c'era una classe dirigente che aveva la camicia nera, perché questo era, diciamo, il trasformismo meridionale. No, perché l'Italia era sotto, quindi posso una tradurre, dittatura. Quando il potere politico fascista manda Mori in Sicilia e Mori comincia a toccare il potere politico, esatto, fascista in Sicilia, a quel punto la partita bisogna chiuderla. È perfetto. E infatti la partita viene chiusa. Il prefetto Mori viene naturalmente nominato senatore, certo. No? Perché promoveatur. Amoveatur. Amoveatur. E dopodiché però viene mandato via dalla Sicilia. Quindi, diciamo, vincono, ci sono alcuni episodi che non sto qua a raccontare, cioè qual è il gerarca che sì, viene certo. Toccato maggiormente da questa indagine del prefetto Mori, e quindi il prefetto Mori viene allontanato, il che significa che la mafia, quella alta, rimane... Vince. Sì, vince, rimane al suo posto. A me viene in mente sempre, quando si parla del prefetto Mori, il prefetto dalla Chiesa, che invece viene mandato praticamente con i poteri con svuotati i poteri, in Sicilia, e il problema non è quello di promuoverlo, ma lo ammazzano. Ma di farlo fuori. Ecco, finisce in quel modo. Senta, gli alleati,
ci si domanda, dal punto di vista militare, quando decidono lo sbarco in Sicilia, tutto sommato avevano una potenza di fuoco, una, diciamo anche dal punto di vista numerico, sulla carta, la possibilità di sbarcare senza bisogno di rivolgersi alla mafia. Invece lo fanno, perché secondo lei? Ma questa, diciamo, è la domanda chiave, nel senso che intanto perché si sbarca, non, perché si decide lo sbarco in Sicilia, anche questo è qualcosa di contestato, sa, a livello militare, nei rapporti tra inglesi, sì, e americani, che insomma sono dei rapporti abbastanza tesi sul piano militare, ma una delle ragioni importanti che portano allo sbarco in Sicilia è che l'Italia viene considerata l'anello debole dell'asse. Certo. Cioè, gli americani hanno, americani e inglesi hanno la perfetta percezione che siamo il ventre molle, diciamo, esatto, no? Esatto, che siamo il ventre molle. Questo perché lo hanno già sperimentato, non in Italia, ma insomma in altre zone dove noi eravamo impegnati e facciamo la figura. Sì, certo, è il ventre molle, ma non è solo un ventre molle militarmente, è un ventre molle politicamente. Sì. Ed è qualcosa che forse gli americani lo sanno per via che diciamo l'intelligence c'è sempre durante tutta la guerra. Come no, certo. Non solo in Sicilia, ma il vero problema è che lo stesso Mussolini non riusciva a capire una cosa: come mai gli americani e gli inglesi bombardavano e distruggevano le città italiane e gli italiani non vedevano l'ora che arrivassero gli americani e gli inglesi, cioè coloro che gli avevano distrutto, sì, famiglie e case. Questo era qualcosa che che Mussolini non riusciva a capire. Ci sono le testimonianze, sa, di questo, cioè sono le carte in cui c'è questo discorso. Guardate che invece di dire maledetti inglesi, sì, lo dicevano naturalmente, ma gli italiani dicevano speriamo che arrivino il più presto possibile. Perché lui era autoreferenziale, era convinto che l'Italia fosse fascista, no, fino al midollo, esatto, no? Esatto, esatto. Se la, cioè, raccontava in quel modo. Sì, cioè non, il suo problema era abbiamo fatto la fascistizzazione integrale della società e allora, certo, bisogna resistere. La Sicilia in questo caso ha un duplice problema. Gli americani non sanno però in realtà che cosa trovano. Non sapevano bene come sarebbero stati accolti. Ed è importante. Insomma, non è lo sbarco. Questo, non è lo sbarco in Francia. No, ma quindi è questo il motivo per cui sì, certo, diciamo, cercano un consenso da parte dell'unica organizzazione che realmente aveva una rete sul territorio, che era la mafia. Sì, perché siccome non ci sono in Sicilia delle organizzazioni antifasciste, perché anche questo è uno dei grossissimi problemi, tra l'altro, che bisognerebbe discutere anche di più, cioè l'unica forma di organizzazione, cioè l'unica forma che ha autorità sulla popolazione. Certo, certo. Però scusi, non c'è una contraddizione tra quello che lei diceva prima a proposito del prefetto Mori, ovvero, sì, quando il prefetto Mori comincia a toccare quei centri di potere in Sicilia che però fanno riferimento al fascismo, e lì, diciamo, si brucia, no? E viene, uh-huh, viene rimosso. Perché non accade la stessa cosa quando arrivano gli americani? Cioè, perché quei centri di potere fascisti in realtà non si oppongono a questo inizio di invasione del paese? Ma perché erano fascisti come erano prima liberali e come diventano il giorno dopo antifascisti? Opportunisti? Diciamo, sì. Fascio opportunisti? Cioè, le casacche si cambiano facilmente, l'importante è mantenere un potere. Certo. Cioè, il potere, oltretutto, il fascismo in Sicilia non ha un radicamento convinto come ce lo ha in altre regioni. Il fascismo non ha curato il Mezzogiorno, perché non gli serve. Gli serve il consenso del nord. Se ha qualche timore di avere un'opposizione, non pensa al sud, pensa al nord. Sì.
Il Sud è quel Sud in fondo contadino, con una piccola borghesia, senza una grande borghesia, sì, con ancora della nobiltà naturalmente, che però non è politicizzato o è molto scarsamente politicizzato. Non è politicizzato, diciamo, a livello antifascista, ma non lo è nemmeno a livello fascista. Sì, sì, chiaro. Cioè Mussolini del Mezzogiorno in realtà se n'è curato assai poco. Certo. No? Senta, diciamo, il movimento separatista siciliano vede al vertice un intreccio abbastanza curioso, se non incredibile, tra mafia, quindi mafiosi di rango, Calogero Vizzini, nobili, latifondisti, borghesi, e poi ci sono naturalmente anche le spie, i servizi segreti, eccetera. Cioè si forma una specie di santa alleanza che punta al separatismo dell'isola. Ma è una santa alleanza abbastanza, diciamo, inedita, no? In un paese come l'Italia, con un disegno e un sogno come quello separatista. Sì, però questo va proprio nella storia, nell'antichissima storia della Sicilia, cioè diciamo più antica ancora del regno delle due Sicilie, no? In cui diciamo l'istanza di essere separata dal continente, ancora oggi se si parla con un siciliano va nel continente. Sì, certo. Cioè è proprio l'idea dell'isola, infatti da un certo punto di vista... Lo si dice anche per le stragi in Sicilia e poi le stragi nel continente. E poi le stragi nel continente, perché si è sempre, c'è una sicilianità che va considerata ed è soprattutto ha una sua tradizione. Guardano agli inglesi, non tanto, poi guarderanno agli americani, sì. Però è una vecchia tradizione di dire no, ci vogliamo staccare da questa penisola che noi non riconosciamo come Stato. Questo è importante. Il movimento separatista trova nel momento dello sbarco, nel momento dell'arrivo degli americani, pensa quasi che sia la loro occasione. La loro occasione per dire, guardate, voi ci portate la libertà e l'indipendenza. E dopodiché tutto quello che inquina il movimento indipendentista, ed è quello che lei stesso, di cui lei stessa ha parlato, no? Mafia, servizi... Sì. E qualcosa di più, perché poi c'è veramente anche qualcosa di più in questo movimento, fa sì che questo movimento divenga fino a un certo punto utile. Bisogna anche ricordare che la Sicilia, dopo lo sbarco e quando gli americani sono passati poi sì. nel continente, rimane sotto l'amministrazione alleata, cioè non entra nel Regno del Sud. E questo è un dato storico che ha una sua importanza, cioè nel momento in cui si discute molto di qual è il potere italiano, cioè in quel momento l'Italia non esiste. Sì, non esiste, si è sfaldato tutto. Si è sfaldata, tutto. Non ci sono poteri italiani, ci sono due poteri che sono due poteri stranieri. Cioè gli eserciti da una parte, i tedeschi dall'altra parte, gli inglesi e gli americani. Quindi in questa faglia il movimento indipendentista diventa forte, addirittura c'è un esercito. Sì. No? A un certo punto questo movimento comincia a coltivare il sogno di diventare uno degli stati americani, che detta così sembra, diciamo... il sogno di un gruppo di matti, perché come ti viene in testa di pensare che gli Stati Uniti ti facciano entrare nella loro storia, nella loro federazione, eccetera. Ma in realtà probabilmente gli americani fino a un certo punto questo sogno lo hanno così, diciamo... Incoraggiato? È così comunque, o no? Ma sì, in parte sì.
In parte sì, o anche questo poi è molto... insomma, non c'è una forte documentazione in cui in realtà noi sappiamo, nemmeno diciamo documentazione americana naturalmente, e in cui fino a quando serviva, e serviva perché proprio il Sud, prima di arrivare a Roma, in questo strano periodo che va appunto dal 10 luglio, del 43 fino al 4 giugno del 44, è un limbo. È un limbo dove si muovono sicuramente gli americani e gli inglesi, perché l'Italia è nella sfera di influenza dove arrivano gli eserciti. Sì. Mm? E questo è stato deciso tra gli alleati. Cioè non c'è discussione. Sì. Inglesi e americani sono quelli che possono decidere l'amministrazione di quel paese sì. conquistato. Ma questo ancora non significa che dall'altra parte, che l'altro alleato, cioè che l'Unione Sovietica, non si interessi di quello che avviene. In Sicilia non ci va solo Roosevelt, perché Roosevelt va in Sicilia a un certo punto, a dicembre. Ma ci va, va anche Wyszynski. Ah, ecco. Cioè ci va Wyszynski, che è personaggio importante. Perché sarà Wyszynski che ovviamente, in accordo con Stalin, riconosce il governo Badoglio che gli Stati Uniti e gli inglesi non avevano ancora riconosciuto. Quindi è bello il gioco delle potenze. Sembra, cioè, un'anticipazione ancora... della guerra fredda in qualche modo, o perlomeno... le giro la domanda. Ecco. È possibile che gli americani abbiano incoraggiato questa velleità, diciamo, dell'indipendentista e anche di unione in qualche modo agli Stati Uniti, proprio per evitare che la Sicilia in qualche modo scivolasse verso un'influenza di tipo comunista? Questo è molto credibile, sì. Io potrei risponderle che è molto credibile, perché non solo perché c'è un interesse chiaramente, ma perché nel momento in cui la Sicilia è liberata, iniziano i movimenti contadini. Già. Noi dobbiamo sempre cercare di capire che in questi benedetti mesi, o maledetti mesi se vuole, però lì è già la pace. Sì. Cioè in quei territori si combatte, ci sono stragi, eccetera, eccetera, ma c'è la pace. Cioè quei territori sono già occupazione alleata. Sono già governati dalla AMGOT, eccetera, che è l'amministrazione alleata. Sono piene di spie, di intelligence, però qualcosa ricomincia, perché la prima cosa che gli antifascisti cercano di fare è in qualche modo di riorganizzare, di prendere possesso di regioni nelle quali il radicamento dell'antifascismo è stato molto fragile. Mi viene in mente che ci siamo dimenticati, diciamo così, di ricordare che la posizione della Sicilia nel Mediterraneo è una posizione dal punto di vista geopolitico straordinaria, tant'è che molti anni più tardi persino Gheddafi coltiverà l'idea, diciamo, di avere una sua influenza sulla, certo. sull'isola. Arriviamo a Sigonella. Però. Arriviamo a Sigonella, certo. Sì. Cioè, la Sicilia a tutti gli effetti è la portaerei, sì, l'Italia è chiamata la portaerei nel Mediterraneo, ma in effetti poi la Sicilia è quell'isola, diciamo, che fa gola, no? Dal punto di vista geopolitico. Sì, però in questo forse si può dire che ha fatto gola fino a quando gli americani non si sono presi tutta l'Italia. Sì, certo. Perché certo che ci sono le basi americane in Sicilia, ma ci sono anche a Verona. Sì. E in realtà, abbiamo anche una scorta di 50-52 atomiche, ecco, appunto. Americane. Ma se vogliamo dire, in realtà, quando poi l'Italia viene, per così dire, liberata tutta... E quella è veramente la portaerei nel Mediterraneo, sì. Di cui la Sicilia è una,
come diciamo una motovedetta importante, ovviamente, oltretutto per la sua vicinanza anche a Malta, e quindi anche lì siamo a un discorso, certo che strategicamente l'Italia è importantissima. Certo, poi lo diventerà ancora di più e quindi sarà, diciamo, territorio fondamentale diciamo, di qualunque tipo di scontro al tempo della Guerra Fredda, quando ci sarà, diciamo, la spaccatura tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana, le due grandi formazioni politiche popolari che, diciamo, potrebbero far pendere da una parte o dall'altra la posizione del nostro paese. Ah, sicuramente, è ovvio che la Guerra Fredda rompe quella che era stata la indispensabile unità dell'antifascismo. Certo. Su questo, però anche questo, noi diciamo che è il 47 l'anno chiave, no? Sì, certo. Perché poi cadono i governi di il tripartito, che non è sì, più un sì. governo di unità antifascista, ma insomma è il governo delle tre forze maggiori dell'antifascismo, Democrazia Cristiana, Partito Comunista e Partito Socialista. E lo diciamo perché nel 1947 è praticamente la dichiarazione della guerra fredda con la dottrina Truman e con il piano Marshall. Però diciamo, le tensioni fra gli alleati, cioè tra inglesi, americani e sovietici, precedono, sa. Già nel 1944, quando le truppe sovietiche si fermano alle soglie di Varsavia. Sì. E si fermano. Varsavia insorge, ma loro non intervengono. Questo discorso potrebbe portarci... Potrebbe portarci lontanissimo. Fino anche al delitto Moro nel 78. Quindi a questa idea di mettere insieme Partito Comunista e Democrazia Cristiana in piena guerra fredda, che era intollerabile dal punto di vista, diciamo, dell'atlantismo tradizionale. Sì, ma dell'atlantismo, attenzione, i vincoli sono due. Certo. I vincoli internazionali dell'Italia sono due. Grazie a Simona Colarizzi, grazie storica, grazie per questa chiacchierata che è molto interessante, su cui veramente potremmo, no, infilare perla su perla. E però noi adesso torniamo... addirittura prima dello sbarco in Sicilia, il 14 gennaio del 43 a Casablanca, dove si incontrano il presidente americano Franklin Roosevelt, il primo ministro inglese Winston Churchill e il presidente francese Charles de Gaulle. Ed è lì che Churchill insiste dicendo, per strappare l'Italia come alleato più importante dell'asse, appunto al dominio nazifascista, dobbiamo colpire il ventre molle. Il ventre molle è l'Italia e la Sicilia viene scelta come inizio dell'operazione di liberazione della nostra penisola con l'operazione Husky. Vediamo. Venite qui intorno a me, compagni, e ascoltate mentre vi racconto di una guerra. Una guerra in cui l'inferno è profondo 2 metri. Lungo la riva i cannoni rimbombano. Come può dormire un soldato? Il cammino verso Anzio è lento e l'inferno è profondo 2 metri. Che la morte ci attenda non si discute. Non raccoglieremo alcun trionfo. Le croci sono sempre di più, dove l'inferno è profondo 2 metri. Ottanta anni fa, quando le dittature nazifasciste minacciarono di conquistare il mondo, molti uomini e donne coraggiosi si sono uniti per salvare l'umanità dal baratro. Alcuni di loro hanno combattuto sulle isole del Pacifico, altri nei campi in fiamme dell'Europa. Ma è stata soprattutto una campagna militare nel cuore stesso del continente a essere decisiva. Una battaglia che ha fatto più di 300.000 vittime, ma che ha contribuito a cambiare le sorti del conflitto. Quei soldati hanno sofferto, poi
hanno trionfato, ma hanno pagato un duro prezzo alla vittoria. Queste sono le loro straordinarie testimonianze, accompagnate dalle immagini dei cineoperatori di guerra. Sono i racconti dei testimoni oculari della Seconda Guerra Mondiale, le voci di chi ha fatto la campagna d'Italia. L'esercito distrutto giacciono nel deserto. In Africa, i giorni dei nazisti sono contati. Dopo 3 lunghi anni, vittoria in Africa. Siamo stati poco in Nord Africa, un paio di settimane prima di essere caricati sulla nostra nave. È la più grande flotta d'invasione mai assemblata. Felix Sparks è un capitano della 45esima divisione di fanteria dell'esercito degli Stati Uniti, conosciuta anche come Thunderbirds. Felix si arruola nell'esercito per pagarsi gli studi e realizzare il suo sogno di diventare avvocato. Ma il destino ha altri piani per lui. Suo malgrado, il capitano Sparks si ritrova a sbarcare in Italia. Siamo nuovi al combattimento, molto inesperti, e siamo tra le prime unità d'assalto ad arrivare sulle coste della Sicilia. Sappiamo con certezza che molti di noi non torneranno più. Se c'è stato un momento in cui avrei voluto essere a casa, è stato quello. Un'operazione anfibia è difficile. Si sbarca su coste ostili e si affronta un nemico che si è già trincerato. L'obiettivo dell'operazione Husky è liberare la Sicilia. Sullo stretto di Messina, l'isola dista solo 2 miglia dal continente. È il posto perfetto per organizzare uomini e mezzi per un'invasione dell'Europa. Prima però, gli alleati devono rapidamente mettere in sicurezza l'isola e neutralizzare i 200.000 soldati dell'asse stanziati nelle città sicule. Con i suoi 150.000 uomini, provenienti da diversi paesi, Sparks si prepara a sbarcare sulle coste della Sicilia sudorientale. L'oceano è molto agitato e quasi tutti soffrono il mal di mare, me compreso. Ci avviciniamo alle coste nemiche. Avanziamo nell'oscurità. Per la prima volta ci aspettiamo che al nostro fuoco risponda il fuoco. Fa la differenza. Fa una bella differenza.
Siamo stupiti nel vedere che l'intera area è piena di navi di ogni tipo. Che shock! Il sole brilla, gli uccelli cantano e lo sbarramento è stranamente silenzioso. Ci allontaniamo rapidamente dalla spiaggia e prendiamo posizione in un frutteto di pomodori rossi e maturi. Una volta a terra, Sparks inizia ad avanzare con la sua unità per conquistare la prima città. Quello che vedono lungo le strade li sciocca. Quei maledetti italiani si presentano con le mani in alto, con le valigie, pronti a partire per gli Stati Uniti. Quando entriamo in una città, l'intera area si riempie di bandiere, fiori e grida. La gente del posto è cordiale e stupita dalla nostra generosità. Sono in condizioni pessime e odiano i tedeschi. Durante lo sbarco in Sicilia, il problema più grande che gli alleati devono affrontare non è il fuoco nemico. La maggior parte dei soldati muore quel giorno per disorganizzazione tra incidenti e annegamenti. Il colonnello riceve l'angosciante notizia che molti corpi si stanno arenando sulla spiaggia. Con le lacrime agli occhi, il colonnello mi dice: «Quelli sono i nostri ragazzi, Sparks. Non mi interessa come, ma conto su di te per far sì che siano sepolti con onore. Ogni tomba verrà contrassegnata da una croce grezza e da una piastrina». Sparks e la 45esima divisione seppelliscono i morti. Le truppe poi si spostano verso l'entroterra, dove affrontano una difesa molto più dura. In Sicilia non ci sono soltanto italiani pronti a partire per l'America, a trasferirsi nell'altro continente. Ci sono ancora molti tedeschi, tedeschi come il feldmaresciallo Albert Kesselring, che è il comandante in capo delle truppe naziste nello scacchiere a sud dell'Italia, il quale non ci sta affatto a lasciare l'isola e a mollare l'isola agli alleati. Pochi minuti e torniamo. La notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943 inizia l'operazione Husky con lo sbarco delle truppe alleate in Sicilia. Ma se in quel momento le truppe italiane sono allo sbando, quella operazione non coglie di sorpresa il feldmaresciallo Albert Kesselring, ed è proprio da qui, da questo momento e da queste considerazioni che fanno anche i tedeschi sulle prospettive della Seconda Guerra Mondiale in quel momento, che riprendiamo il nostro racconto anche attraverso le voci dei protagonisti. In questo momento gli spari di una mitragliatrice nemica mi fanno rabbrividire. Davanti a noi c'è una ferrovia lungo la quale i mitraglieri si sono trincerati. Il cannone improvvisamente si è fermato. L'ordine arriva dalla linea: sparpagliatevi. Stiamo attraversando i binari. Non fermatevi finché non trovate un riparo. Trovo un canale, mi ci butto dentro e mi sdraio. Il caporale della terza divisione degli Stati Uniti, Odie Murphy, è originario del Texas. Per arruolarsi nell'esercito ha fatto mentire la sorella sulla sua vera età. All'epoca aveva 17 anni. Abbandonato dal padre da bambino, Murphy è stato costretto a imparare a sparare per sfamare la famiglia. La pratica di caccia però si rivela utile. È diventato un tiratore provetto, uno dei migliori di tutta la divisione. È un'abilità fondamentale tra le impervie colline italiane. Il giorno seguente sono in testa alla compagnia con un gruppo di esploratori. Vediamo un paio di ufficiali italiani. Avrebbero dovuto arrendersi. Il mio gesto è istintivo. Mi inginocchio e sparo due volte. Si girano e rimangono immobili. Ora ho versato il mio primo sangue. Non provo alcuna remora, né orgoglio, né rimorso, ma solo una stanca indifferenza. Più Murphy e il resto delle truppe alleate si spingono all'interno, più i combattimenti si fanno intensi. Oltre ai 200.000 soldati italiani, in Sicilia sono presenti 60.000 uomini della Wehrmacht, sotto il comando di uno dei comandanti più abili del conflitto. Un generale esperto sia nelle operazioni offensive che in quelle difensive,
Se gli alleati vogliono avere una possibilità di prendere l'Italia e poi tutta l'Europa, devono avere la meglio sulla sua astuzia tattica. Contavo sul fatto che il nemico avrebbe dato seguito alla sua vittoria in Nord Africa, se non immediatamente, almeno dopo una pausa, più breve possibile. C'erano molte alternative per il proseguimento delle operazioni. Si poteva intuire, con una probabilità che sfiorava la certezza, che gli alleati avrebbero scelto un compito nel cui successo potevano essere fiduciosi, tenendo conto del loro limitato addestramento, soprattutto nelle operazioni anfibie. Queste considerazioni fanno escludere il sud della Francia, l'Italia settentrionale e i Balcani. Anche gli interessi marittimi aerei degli alleati puntano sulla Sicilia. Il feldmaresciallo Albert Kesselring è uno stratega rispettato in tutto il mondo. Veterano della Grande Guerra, è stato il capo di Stato Maggiore della temibile forza aerea tedesca, la Luftwaffe. Ora è il comandante supremo del quadrante mediterraneo. È conosciuto come uno dei più grandi strateghi di tutti i tempi. Le sue truppe lo chiamano solo Albert il Sorridente, per via di quel suo costante ghigno sul volto. Kesselring sa che le condizioni di difesa in Sicilia sono difficili, ma se qualcuno può ottenere una vittoria, quello è lui. Le prospettive in Sicilia sono molto nere. Ho perso ogni fiducia nel fatto che la Marina italiana possa realizzare uno dei piani previsti. L'isola ha una difesa che difficilmente è in grado di resistere a un'invasione terrestre su larga scala. Due divisioni tedesche sono in Sicilia. La mia determinazione mi porta nelle prime ore del mattino del giorno dell'invasione a trasmettere via radio l'ordine alla divisione Panzer di entrare in azione immediatamente. Una delusione si susseguì all'altra. Sono volato in Sicilia e ho visitato tutte le truppe al fronte. La mia visita non ha prodotto altro che mal di testa. Ho visto la totale disgregazione delle divisioni italiane. Le due unità tedesche sopportano il peso maggiore della battaglia. Ne serve urgentemente una terza. Penso già all'evacuazione della Sicilia. Il comando dell'asse può portare sufficienti rinforzi nelle zone difensive man mano che vengono minacciate. A una settimana circa dallo sbarco, Kesselring prende la decisione di far ritirare le sue truppe. La liberazione della Sicilia diventa una corsa a impedire che i 200.000 soldati italiani fuggano attraverso lo stretto. Ci sono battaglie molto aspre da combattere sul campo. Una delle cose più difficili da imparare è difendersi quando tutti cercano di ucciderti. All'inizio c'è molta paura, ma poi diventa un lavoro qualsiasi. Uccidere è il tuo compito, quindi vedi soldati e compagni morire ogni giorno. Una cosa che ci chiediamo tutti è come reagiremo quando saremo in combattimento. La maggior parte di noi reagisce molto bene, ma ci sono anche momenti in cui non reagiamo affatto. Le nostre manovre richiedono giorni di lotta faticosa sotto il sole cocente della Sicilia e il fuoco nemico per raggiungere le posizioni di controattacco.
In tempi normali, per arrivare a Messina sarebbero bastate poche ore ammirando la bellezza del paesaggio. Ora è un'area in cui un nemico determinato ha tutti i vantaggi per difendersi e attaccare. Il nemico è tedesco. Il nemico può resistere fino all'ultimo minuto e poi ritirarsi con un mezzo, mentre noi possiamo solo proseguire a piedi. La strategia dilatoria di Kesselring funziona. Poco più di un mese dopo lo sbarco alleato, le sue truppe raggiungono Messina e per 6 giorni eseguono l'evacuazione attraverso lo stretto. Resta solo da dire che per tutte le nostre disavventure il comando dell'asse è molto fortunato ed è aiutato soprattutto dalle prevedibili mosse degli alleati. L'incapacità del nemico di sfruttare l'ultima possibilità di ostacolare le forze tedesche che attraversano lo stretto di Messina con attacchi continui e fortemente coordinati dal mare e dall'aria è una vera benedizione per il comando tedesco. La battaglia di Sicilia è finita. Gli uomini del reggimento hanno marciato e combattuto per oltre 100 miglia su terreni montuosi. Il Mar Mediterraneo non è più sotto il controllo del nemico. La liberazione della Sicilia è durata circa un mese. A Roma, la notte tra il 24 e il 25 luglio del 43, il Gran Consiglio del Fascismo fa fuori Benito Mussolini, che la mattina successiva verrà arrestato e poi finirà sul Gran Sasso e verrà liberato da un comando mandato appositamente da Adolf Hitler. Il 3 settembre viene firmato l'armistizio a Cassibile, vicino Siracusa. Hitler è furibondo. Intanto il feldmaresciallo Kesselring ha preso il comando di tutte le truppe tedesche che si trovano sul territorio italiano. Sebbene gli alleati avanzino vittoriosi, arrivano tardi a Messina. Gli ultimi di circa 100.000 uomini, tra tedeschi e italiani, sono ormai stati evacuati attraverso lo stretto verso la terraferma. Quando Sparks e i suoi guardano lo stretto, uno dei sottufficiali pronuncia una frase terribile. Avremmo dovuto ucciderli, si lamentò. Ci saremmo risparmiati un sacco di problemi. L'armistizio con l'Italia è stato concluso. È una grande vittoria per le Nazioni Unite. Ma è anche una grande vittoria per il popolo italiano. Dopo anni di guerra, di sofferenza e di degrado, il popolo italiano giunge finalmente al giorno della liberazione dai suoi veri nemici, i nazisti. Ma non illudiamoci che questo armistizio significhi la fine della guerra nel Mediterraneo. Dobbiamo cacciare i tedeschi dall'Italia, come li abbiamo cacciati dalla Tunisia e dalla Sicilia. Dobbiamo cacciarli dalla Francia e da tutti gli altri paesi prigionieri. E dobbiamo colpirli sul loro territorio, da tutte le direzioni. La caduta e l'arresto di Mussolini hanno avvelenato le relazioni tra Germania e Italia. Hitler vede in questa improvvisa svolta non una normale crisi di governo, ma un completo rovesciamento della politica italiana, con l'obiettivo di concludere la guerra il più rapidamente possibile, a condizioni favorevoli, anche se ciò significa sacrificare l'alleato. La diffidenza di Hitler si manifesta in tutta la sua furia. Dopo la resa italiana per ordine di Hitler, migliaia di truppe tedesche scendono a occupare la penisola. Ci sono anche unità provenienti dal fronte orientale. Nel paese scoppia la guerra civile. L'Italia è nel caos. Riceviamo un altro piano che prevede un assalto anfibio nelle vicinanze di Napoli, probabilmente nella baia di Salerno, per approfittare del collasso politico e militare italiano. Mark Clark è salito rapidamente di grado nel corso della carriera ed è diventato il più giovane generale a 3 stelle dell'intero esercito americano. Per molti è un prodigio militare, per altri
un opportunista che sa giocare bene le sue carte. Come massimo responsabile delle truppe americane nella campagna d'Italia, ogni successo e ogni fallimento saranno sua responsabilità. Credo che sia il piano più audace della guerra. Sputiamo nella bocca del leone e lo sappiamo. Vi assicuro che la Quinta Armata è pronta. In qualche pausa riprenderemo. Mi metto al lavoro con entusiasmo. Alexander è al comando dell'intera operazione. Utilizza l'ottava armata sul collo dello stivale italiano, mentre sotto il mio comando la Quinta Armata esegue l'operazione Avalanche a 150 miglia dalla costa occidentale. La nostra missione è ottenere la città di Napoli. L'attacco della Quinta Armata è l'operazione principale. Nella migliore delle ipotesi, entriamo senza opposizione. Nel peggiore dei casi, avremo una battaglia infernale. Stiamo arrivando. C'è resistenza su ogni spiaggia e in breve tempo i difensori vengono rafforzati dall'artiglieria e dagli aerei. Per cui la nostra opposizione aumenta con l'avvicinarsi dell'alba. Nel corso della battaglia non ci rendiamo conto di quanto sia grande il vantaggio dei tedeschi nel tenere tutte le colline intorno alla nostra testa di ponte. Ci puntano continuamente alla gola. Il vantaggio tedesco è a dir poco spaventoso. Non dovete cedere di un centimetro. Invito ogni uomo a combattere fino all'ultimo round e all'ultimo respiro. L'operazione Avalanche si trasforma in un tritacarne. Centinaia di soldati non arrivano oltre la spiaggia. I combattimenti sulle spiagge di Salerno, nonostante la schiacciante superiorità aerea degli alleati, il loro tremendo cannoneggiamento navale e la nostra debolezza numerica, sono migliori di quanto avessi osato sperare. Nel tardo pomeriggio mi viene riferito che c'erano reali e forti speranze di poter riuscire addirittura a respingere il nemico in mare. Dopo diverse spinte infruttuose, la colonna nemica rinuncia. L'artiglieria da campo è arrivata in tempo. Il fuoco di tutti li fa indietreggiare. Così comunico via radio a Dwight Eisenhower alcuni dettagli della situazione in rapida evoluzione e aggiungo che siamo in buone condizioni. Siamo qui per restare. Abbiamo commesso degli errori e imparato a nostre spese, ma miglioreremo ogni giorno e sono sicuro che non vi deluderemo. Qualche giorno dopo, Murphy e i suoi uomini riescono a penetrare nell'entroterra. La testa di ponte è stata ottenuta con il sangue degli uomini che ci hanno preceduto. Mi muovo veloce tra i cespugli. Trovo la postazione della mitragliatrice e la centro con una pioggia di piombo del mio fucile. Trovo un'altra postazione. Una testa spunta da una buca di volpe dietro le mitragliatrici. Sparo una raffica e mi inginocchio. Brandon estrae la spoletta di una granata e la lancia. Prima che il fumo si diradi, ne lancia altre due. Un tedesco esce barcollando dal nascondiglio con una pistola in mano. Sparo un'altra raffica e lui cade a terra. Brandon striscia sull'argine, si alza e inizia a camminare con l'ultima granata in mano. Improvvisamente si gira, lancia la granata sul lato opposto della strada e cade. Dal suono ovattato dell'esplosione, immagino che la granata abbia colpito un'altra tana di volpe. Cinque tedeschi sono morti. La vittoria di Salerno ha un prezzo molto alto per gli alleati. Sono quasi 7.000 le loro vittime contro le 3.400 dei tedeschi.
Kesselring gli concede poi poco tempo per riorganizzarsi prima di sferrare l'attacco successivo. L'impressione che ho è che devo essere pronto a un notevole sacrificio di terreno. Potrebbe essere ancora possibile passare alla difensiva a sud di Roma, magari su una linea che attraversa proprio quella di Garigliano Cassino. Il generale tedesco si ritira ancora, ma solo tatticamente, dando il via a quello che sarà uno dei capitoli più sanguinosi della liberazione. La linea Gustav è tracciata. Gli alleati la sperimenteranno sulla propria pelle. Quando da Salerno avanziamo verso le montagne, i tre mesi successivi diventano un incubo di pioggia, fango, freddo e numerose perdite. Siamo bagnati fino alle ossa, stanchi e demotivati. Non ho mai maledetto così tanto il tempo in vita mia. C'è sempre la pioggia opprimente, il fango e il freddo. Nell'oscurità, aggravata dalla pioggia e dalla nebbia, facciamo una serie di attacchi notturni sconsiderati. Per quanto brutto sia, è solo un altro giorno nella vita di un soldato di fanteria durante la campagna d'Italia. Un giorno è uguale all'altro. Ponti saltati, mine e fuoco tedesco. Mentre ci avviciniamo al fiume, la fortuna mi abbandona. Sono ferito. Sono grave. Un frammento di granata mi ha colpito al fegato. Un proiettile di fucile colpisce una sola volta. I frammenti di granata da 10 a 15. A Sparks viene iniettata della morfina. Il campo di battaglia viene evacuato. La sua ferita è così grave che perde rapidamente conoscenza. I suoi uomini non sono sicuri che ce la farà. L'obiettivo è creare un sistema inespugnabile di posizioni sotterranee e quindi risparmiare il sangue tedesco. La linea Gustav è una serie di fortificazioni naturali e artificiali che si estendono su 100 miglia di terreno di montagna. Presidiata da 15 divisioni tedesche e fiancheggiata da trincee, mine e artiglieria, è la linea di difesa perfetta per i nazisti in ritirata. Per avere qualche possibilità di liberare Roma e sconfiggere il nemico, gli alleati dovranno oltrepassare quella barriera di fuoco. L'operazione richiederà molte risorse e molti uomini. E causerà un numero di vittime senza precedenti. La nostra avanzata ha ormai esaurito la forza. Entrambi gli eserciti sono quasi fermi. Siamo nella linea d'inverno.
così chiamata perché i tedeschi prevedono di mantenerla per tutto l'inverno. Il paese è di una bellezza sconvolgente, come lo è la difficoltà di catturare il nemico. La nostra truppa resta impantanata. Il problema è aggravato dalla tanta pioggia. In Italia piove d'inverno. I fiumi si alzano. Abbiamo difficoltà ad attraversarli. E il terreno ripido delle montagne rende molto difficile l'attacco. I tedeschi sono nascosti bene e noi non facciamo progressi. La liberazione di Roma, la caduta di questa antica capitale, avrebbe rincuorato le truppe e di conseguenza avvilito il nemico. La campagna d'Italia non finirà né questa settimana né la prossima. La nostra strategia di avanzare, conquistando una collina dopo l'altra, non porta alcun vantaggio tattico. C'è sempre una collina al di là, con i tedeschi trincerati sopra. Si dovrebbe trovare una soluzione per sconfiggere in modo decisivo l'esercito tedesco in Italia, anziché spingere, spingere, spingere. Il 12 settembre del 43, con l'operazione Quercia, decisa, voluta e lanciata espressamente da Adolf Hitler, Benito Mussolini viene liberato dall'albergo sul Gran Sasso dove era stato confinato. Ma questa è una operazione che vi abbiamo raccontato in una puntata precedente di Atlantide. Comunque Mussolini, una volta liberato, diventa ostaggio di Adolf Hitler e con la linea Gustav l'Italia viene spaccata, divisa in due. Al sud gli alleati che stanno tentando di risalire la penisola e al nord la Repubblica Sociale e i tedeschi che hanno occupato tutte le regioni che sono appunto a settentrione di quella fortificazione. Nel disperato tentativo di schiacciare l'esercito di Kesselring e tagliargli ogni via di scampo, gli alleati si preparano a sfondare la linea Gustav lungo la direttrice verso Roma. Ma in mezzo c'è un ostacolo enorme, un monastero vecchio di 1500 anni. Monte Cassino è la collina più alta vicino alla città di Cassino. Sulla sua cima sorge l'abbazia. Il monastero millenario ospita una comunità di religiosi e conserva testi sacri, opere d'arte e tesori inestimabili. L'edificio si staglia a più di 1000 metri di altezza. È il punto perfetto per far piovere artiglieria, mortai e proiettili sugli alleati che passano dalla valle. Monte Cassino è una delle più forti posizioni difensive naturali di tutta Europa. La distruzione del monastero è una necessità militare? È moralmente sbagliato distruggerlo? La risposta alla prima domanda è sì. La risposta alla seconda domanda è questa. Quando i soldati combattono per una giusta causa e sono disposti a subire morte e mutilazioni nel processo, non si può permettere che mattoni e malta, per quanto venerabili, pesino sulle vite umane. Siamo in una zona boscosa e alla nostra destra c'è un altopiano con grandi rocce. E oltre il fiume, verso Monte Cassino, c'è l'abbazia dove vivono i monaci. L'italo-americano Albert De Fazio è un soldato scelto della 36esima fanteria.
Nato in Pennsylvania, la sua famiglia è immigrata in America da un paese non lontano da Monte Cassino. Pochi giorni prima, De Fazio ha festeggiato il suo 19° compleanno. L'opportunità di liberare la terra dei suoi avi sarebbe il regalo perfetto. Ci stiamo preparando. Attraverseremo il fiume e attaccheremo Monte Cassino. Scendiamo dalla montagna e all'improvviso si scatena l'inferno. Un colpo di artiglieria spazza via il fumo e illumina il cielo. Oh mio Dio. In cielo vedo corpi fatti a pezzi, 3 o 4 accatastati l'uno sull'altro. Non credo ai miei occhi. Tutta questa parte è sotto attacco. È terribile. E dopo pochi secondi un altro colpo, la stessa cosa. Un altro mucchio di corpi maciullati. Oh mio Dio. Finalmente sento l'ordine di ripiegare. Ho corso così veloce da riuscire a riattraversare il fiume. Ho freddo, sono bagnato. Non posso credere a quanto ho visto. Mi siedo lì e il tenente arriva e dice: mettiti dei calzini asciutti, stasera torniamo indietro. Oh mio Dio, non ce la farò. Non tornerò. Non sarò così fortunato con quello che accade. Continuo ad andare verso Monte Cassino. Niente, tutto è tranquillo. Quando penso che se ne siano andati, oh mio Dio, una granata mi colpisce alle spalle. Salto in aria per 2-3 metri. Sono stordito. Non so dove sono. Mi riprendo, ma sento un dolore dietro. Metto la mano sui pantaloni strappati e il mio dito finisce in un buco. Sangue. Sono stato colpito. Sento un altro buco nella schiena. Guardo il mio amico. La sua schiena è distrutta. A lui è andata peggio. È andato. È andato. È morto. Non si muove. Non urla. Non dice nulla. Devo prendere una decisione. O cercare aiuto, o rimanere lì e morire dissanguato. Corro il rischio e cammino per chilometri prima di arrivare a un ospedale da campo. Nel decidere l'attacco sapevo che ci sarebbe costato, ma il fallimento del rapido è stato un duro colpo. Nella prima azione offensiva sulle montagne, le truppe alleate non distruggono l'abbazia né oltrepassano la linea Gustav. Alla fine, tra i 6.000 uomini della 36esima, le vittime sono 2.100. Mi sono impegnato ad elaborare metodi per accelerare la nostra avanzata. Uno dei metodi su cui ci siamo accordati è l'operazione Shingle. Shingle è un'operazione semplice. Le truppe alleate sbarcheranno 60 miglia a nord della linea Gustav e a sole 40 miglia da Roma, nei pressi di una cittadina laziale, Anzio.
La linea Gustav è certamente un osso duro. Se riusciamo a conquistare queste colline, minacceremo i difensori della linea Gustav dalle retrovie. Se gli sbarchi di Anzio avranno successo, potremo trafiggere il fianco destro di Kesselring e a quel punto dovrà decidere se ritirare le sue forze dalla linea Gustav per opporsi ai nostri sbarchi di Anzio o far affluire altre forze sulla testa di ponte. Come sempre, Kesselring è pronto a ogni evenienza. Sono convinto che il dispendio sconsiderato di truppe degli alleati nasconda qualche altro obiettivo. Non credo affatto che Alexander possa essere soddisfatto ancora a lungo del modo lento e costoso in cui il fronte alleato sta avanzando. Prima o poi dovrà di certo porre fine a questa situazione con uno sbarco che, tenendo conto delle prevedibili mosse del nemico, avverrà presso la zona di Roma. Se gli alleati vogliono superare Kesselring in astuzia, per l'operazione Shingle serve un comandante capace che sappia cosa fare. Clark sa di avere l'uomo giusto. A quanto pare Shingle è diventata l'operazione più importante nell'attuale schema di cose. Il signor Churchill ha detto che stupirà il mondo e che di sicuro spaventerà Kesselring. Il generale John Porter Lucas è un militare di carriera che si è laureato a West Point. Veterano della Prima Guerra Mondiale, Lucas ha guidato il Sesto Corpo d'Armata sulla Gustav. Ora è messo al comando della forza di sbarco di Anzio, un'operazione su cui però nutre serie riserve. Se non otteniamo ciò che vogliamo, l'operazione diventa un'impresa talmente disperata che a mio parere non dovrebbe essere tentata, altrimenti il fallimento sarebbe certo. Queste battaglie del Little Bighorn non sono piacevoli e un fallimento ora rovinerebbe Clark, che probabilmente mi ucciderebbe e sicuramente prolungherebbe la guerra. Mi sento un agnello che viene condotto al macello. Ho diritto a un belato e quindi protesto contro la data stabilita. Ma vengo respinto, come già sapevo. Ho il minimo indispensabile di navi e imbarcazioni. Le forze che possono essere sbarcate in fretta sono deboli e non ho un'artiglieria sufficiente per resistere. Ma d'altra parte avrò più supporto aereo di quanto ne abbia mai avuto un'operazione simile. Una settimana di bel tempo al momento giusto e posso farcela. Non ci sarà un'altra prova. La data è stata fissata dai piani più alti. Non c'è possibilità di rimandare nemmeno di un giorno. Bisogna solo procedere. Qualunque cosa faremo, non sarà peggio che combattere contro quelle dannate montagne. Non c'è fango e neanche colline da scalare. Coraggio, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Il nostro comando ha studiato ogni dettaglio del terreno che dovremo attraversare. I punti di forza del nemico sono noti, i campi minati mappati, le posizioni tracciate. Secondi! Oddio, ci siamo! Controllo delle armi! Via, 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 via! Si chiama Operazione Shingle, lo sbarco degli alleati sulle spiagge di Anzio e Nettuno, che deve avere come obiettivo quello di aggirare la linea Gustav, che sta bloccando l'avanzata verso il nord della penisola, più o meno all'altezza di Cassino. E altro obiettivo di questo sbarco è proprio cogliere di sorpresa le truppe schierate dal feldmaresciallo Kesselring.
lo sbarco di Anzio ha colto di sorpresa il comandante delle forze tedesche, Albert Kesselring. Ora, il generale statunitense John Porter Lucas si trova di fronte a un dilemma: giocare in difesa e assicurarsi la testa di ponte o passare all'offensiva e tentare l'avanzata verso Roma. L'unica cosa da fare è quella che sto facendo. Creare una testa di ponte adeguata e difenderla. Mantenere il nemico in equilibrio con una costante avanzata di piccole unità e non impegnare una divisione troppo grande fino a quando il corpo d'armata non sarà sbarcato e tutto sarà pronto. Ogni giorno arrivano ad Anzio altre truppe alleate. Per una settimana Lucas continua il consolidamento sulle coste e avanza lentamente, ma i tedeschi sono già in movimento. Sto portando un battaglione dopo l'altro per rallentare e bloccare l'avanzata del nemico. Ogni metro è importante per me. Mentre percorro il fronte, sono convinto che gli alleati abbiano perso un'occasione unica e favorevole di catturare Roma e di aprire la porta alla linea Gustav. Sono certo che il tempo sia nostro alleato. Non c'è mai una grande svolta se non nei libri di storia. La situazione, dal mio punto di vista, è piena di dubbi e incertezze. Mi aspetto di essere contrattaccato in qualche modo, forse domani mattina, e di essere impegnato in una lotta infernale. Intrappolata sulla spiaggia, spalle al mare, la forza di invasione è di fronte a 70.000 soldati tedeschi. Ad Anzio sta per iniziare un massacro. Siamo in posizione avanzata, tagliati fuori dal resto del battaglione. I tedeschi cercano di allontanarci dalla testa di ponte. Sferrano l'attacco all'alba, con una raffica di artiglieria. Dopo aver rischiato di morire sulla linea Gustav per un colpo d'artiglieria, il capitano Felix Sparks ha compiuto il miracolo. È sopravvissuto. Adesso è guarito e gli è stato offerto un biglietto di sola andata per lasciare la guerra. Ma per Sparks non è un'opzione e sarà lui stesso a guidare i suoi 230 uomini nella battaglia di Anzio. Lo sbarramento si alza e scruto fuori dalla trincea. I tedeschi ci stanno inseguendo. Hanno i carri armati. Facciamo fuoco su di loro. La fanteria tedesca arriva a frotte. Diverse centinaia di soldati. Dopo 5 ore dall'attacco tedesco, quasi la metà degli uomini della mia compagnia è stata uccisa o ferita. Non possiamo ritirarci a causa del fuoco continuo. Poi si avvicina un mezzo tedesco con una bandiera bianca. Capitano, voi avete molti feriti e anche noi ne abbiamo. Consentite una tregua di 30 minuti per evacuarli. Accetto immediatamente e ordino di cessare il fuoco. Dopo la breve tregua, la battaglia continua. Nel tardo pomeriggio del giorno dopo, mi restano 28 uomini e i tedeschi si accaniscono da entrambi i lati. Il mattino seguente ritiro gli uomini rimasti su una piccola collina. Non abbiamo cibo, acqua e siamo quasi senza munizioni.
Siamo accerchiati dalle forze tedesche. Possono sopraffarci in qualsiasi momento, ma cercano di spingerci verso il mare. Mi lasciano libero di orientare l'artiglieria. Non so quanti colpi siano stati sparati. Quando il battaglione riceve l'ordine di ritirarsi, dei 230 uomini della compagnia, solo io e il sergente torniamo indietro. È necessario espandere il terreno che abbiamo conquistato. Ogni metro quadrato della testa di ponte è ancora a portata dei cannoni nemici. Dopo aver combattuto prima in Sicilia e poi a Salerno, il sergente Odie Murphy ora sta combattendo ad Anzio. Lui e i suoi uomini sono stati gettati immediatamente nella carneficina. Notte e giorno il fuoco si abbatte sugli uomini. Questo è il momento peggiore. Davanti a noi il nemico aspetta in silenzio. È molto meglio quando i cannoni sparano. I nervi si rilassano, il cuore smette di battere. Il cervello aziona l'istinto. La missione è questa: distruggere e sopravvivere. Il fuoco è un segnale premonitore dell'inferno che si scatena. Gli americani devono affrontare uno dei momenti più duri della campagna bloccati ad Anzio, con i compagni che cadono uno dopo l'altro e il nemico che cerca di respingerli in mare. Se anche ci fosse una sola possibilità di vincere, in quel momento né Odie Murphy, né Felix Sparks, né nessuno dei soldati che combattono fino allo stremo su quelle spiagge riesce a immaginarla. Il successo della campagna d'Italia, forse dell'intera guerra, è in bilico. Dopo una lunga giornata, Odie Murphy sente un compagno cantare. Venite qui intorno a me, compagni, e ascoltate mentre vi racconto di una guerra. Una guerra in cui l'inferno è profondo 2 metri. Lungo la riva i cannoni rimbombano. Come può dormire un soldato? Il cammino verso Anzio è lento e l'inferno è profondo 2 metri. Che la morte ci attenda non si discute. Non raccoglieremo alcun trionfo. Le croci sono sempre di più, dove l'inferno è profondo 2 metri. A 60 miglia a est di Anzio, gli alleati si preparano a un nuovo attacco. Propaganda lascia cadere dei volantini. Amici italiani, attenzione. Finora siamo stati particolarmente attenti a non bombardare il monastero di Monte Cassino. I tedeschi hanno saputo approfittarne. Ma ora i combattimenti si sono avvicinati sempre di più ai suoi sacri recinti. È giunto il momento di puntare i nostri cannoni sul monastero stesso.
Vi avvisiamo affinché possiate salvarvi. Vi avvertiamo con urgenza di lasciare il monastero. Lasciatelo subito. Rispettate questo avvertimento. È solo per il vostro bene. I primi voli sono quelli degli avventi del nostro gruppo. Seguiti dai bombardieri medi, i B-26 e i B-25. Seguono i B-17. In pratica fanno cadere la cima della montagna neutralizzando l'area. Tra un bombardamento e l'altro, l'artiglieria martella la montagna. L'artiglieria attacca con cortine fumogene in modo da non vedere a chi si spara. Un inferno assoluto. Le bombe da mortaio a dirotto, continui proiettili fumogeni da non poter vedere niente. Servono nervi saldi per spostarci dalla nostra posizione. Sganciano 1150 tonnellate di esplosivo e bombe sull'abbazia. L'intera cima di Monte Cassino è ridotta a un cumulo di macerie. È un errore perché si creano altri nascondigli per i nemici. Più di 300 civili restano uccisi nel bombardamento, ma l'attacco non riesce a sfondare la linea. Il generale Mark Clark, massimo ufficiale in comando dell'esercito americano in Italia, riporta la dura realtà dei fatti a un altro ufficiale. Lei ha detto di essere scioccato dalla lentezza dell'attacco. Lo sono anch'io, ma forse non nella misura in cui lo siete voi, perché ho visto le ragioni della lentezza dei progressi in Italia. Sono il terreno, il tempo, le posizioni difensive ben preparate sulle montagne, le truppe nemiche determinate e ben addestrate e i mezzi grossolanamente inadeguati a nostra disposizione. Frustrati dalla mancanza di risultati sulla Gustav e dalla quasi sconfitta ad Anzio, i generali Clark e Alexander devono rivedere tutti i piani. A un mese dallo sbarco nel Lazio, il generale Lucas è sollevato dall'incarico. Il suo sostituto è già pronto a mettersi al lavoro. Voglio dirvi una cosa che non dovrete mai dimenticare. Gioca per vincere, non per perdere. E le guerre si combattono per vincerle. Si chiama vittoria. E ogni buon giocatore in gioco e ogni buon comandante in guerra deve essere un gran figlio di puttana. Se non lo è, non è un bravo giocatore o comandante. È molto semplice. Nessun figlio di puttana, nessun comandante. Lucian Truscott è uno dei comandanti più duri e determinati d'America. Guida la terza divisione di fanteria americana in Italia e ha combattuto in Sicilia, a Salerno e lungo la linea Gustav. Per riuscire a rompere lo stallo di Anzio, dovrà giocare d'astuzia contro uno dei più abili generali della guerra, Kesselring. Gli attacchi aerei nemici avvengono a intervalli frequenti, giorno e notte. Queste incursioni hanno un grave impatto sul morale. La vita è sempre tesa quando ci si sente vicini alla morte. Ad Anzio non è mai noiosa, facile o tranquilla.
La testa di ponte è vicina al disastro. Di Monte Cassino restano soltanto macerie e intorno migliaia e migliaia di soldati uccisi, ma la linea Gustav resiste. Lo sbarco ad Anzio e Nettuno non ha colto di sorpresa i tedeschi, come gli alleati speravano, e la campagna d'Italia in quel momento non è mai stata così vicina al fallimento. Siamo nell'inverno del 1944, la campagna lanciata dagli alleati per la liberazione dell'Italia si è arenata perché la poderosa linea Gustav sembra davvero invincibile. In mezzo a un tempo terribile e con un numero di vittime in crescita, per gli alleati ad Anzio si è creata una drammatica situazione di stallo. Truscott incita gli uomini a sfondare le linee nemiche. Generale Alexander ha illustrato le sue intenzioni in una conferenza con i comandanti d'armata. La quinta e l'ottava armata attaccheranno simultaneamente. L'ottava armata attraverserà le difese di Cassino, mentre la quinta armata attraverserà le zone montuose. Il fronte della testa di ponte ad Anzio deve prepararsi ad attaccare con un preavviso di 24 ore verso le retrovie delle forze principali tedesche. Queste operazioni devono distruggere le forze tedesche e spingere quanto resta a nord di Roma. Per primo viene dato l'assalto a Cassino. Migliaia di soldati di nazionalità diverse attaccano il monastero e la vicina città. I cannoni tedeschi ci bombardano così efficacemente che siamo costretti a buttarci a terra e a strisciare in cerca di un riparo. Sembra impossibile poter sopravvivere a un simile inferno. Procedo alla cieca verso una buca piena di corpi che sono senza vita. Scavo freneticamente per mettermi più a fondo. Mandatene altre per tenere alto il morale in tutte le postazioni. Ordinate ai vostri uomini di rimanere dove sono a tutti i costi. Resistiamo a fatica fino all'arrivo dell'emozionante notizia. Il monastero è nelle nostre mani. Gioia pura. Stento davvero a credere che finalmente la nostra missione sia finita. Gli alleati finalmente oltrepassano la linea Gustav voluta da Kesselring. Dalla breccia di Cassino le truppe inseguono i tedeschi in fuga. Pochi giorni dopo, ad Anzio, comincia l'operazione Buffalo. La notizia è arrivata. L'operazione Buffalo sarà lanciata alle 6:30. Non ci sono mirini o suoni ad indicare che più di 150.000 uomini sono in tensione e in attesa. C'è un fragore di tuoni e lampi luminosi nel cielo dietro di noi, mentre più di 1.000 cannoni, cannoni da fanteria, mortai, carri armati e cacciacarri aprono il fuoco. A sud-est appaiono tre gruppi di caccia e bombardieri leggeri, le cui ali argentee scintillano nella luce del mattino. L'ora X è arrivata e la battaglia è iniziata. I tedeschi barcollano,
ma disperati e feroci si riprendono. La situazione si è ribaltata. Combattono come pazzi, affrontando la sconfitta. Avanziamo a dispetto delle difese e dei campi minati tedeschi. Le perdite alleate sono pesanti. Noi ne subiamo 4.000 nei primi 5 giorni. Ma finalmente, nel pomeriggio del 4 giugno 1944, le nostre truppe entrano a Roma. Eppure, non tutti sono pronti a festeggiare. Roma non è che un altro obiettivo su questa strada infinita chiamata guerra. Durante gli orrendi mesi di ansio, sognavamo un ingresso trionfale nella grande città. C'erano progetti, promesse, sogni di grandi bevute e festeggiamenti all'infinito. Ora che il nostro sogno è diventato realtà, siamo colti da una cupa indifferenza. Piantate le tende in un parco pubblico, dormiamo fino a quando il cervello non si annebbia e la vita torna ad affiorare nei nostri spiriti. Mentre il mondo esulta per l'ingresso degli alleati a Roma e lo sfondamento della Gustav Albert Kesselring, rinserra i ranghi e organizza una nuova tattica difensiva. La campagna d'Italia continua e farà ancora molte vittime. Gli alleati non sono riusciti a sfruttare le loro opportunità. In realtà non è stato fatto alcun tentativo nelle nostre retrovie. È un grande sollievo che le forze nemiche siano notevolmente caute, in quanto il terreno non è affatto sfavorevole per l'azione di disturbo che ho in mente. A 2 giorni dalla liberazione di Roma, sulle prime pagine dei quotidiani, qualsiasi notizia sulla capitale è eclissata dal clamore degli eventi in Normandia. Signore e signori, siamo a una tappa fondamentale nella storia del mondo. Questa è l'invasione dell'Europa di Hitler. L'ora zero del secondo fronte. Hitler chiede di fermare la ritirata e di riprendere la difensiva. Io mi rivolgo al suo quartier generale e insisto perché mi venga lasciata carta bianca in Italia. Posso garantire, a meno che non mi si leghino le mani, di ritardare sensibilmente l'avanzata alleata, di trattenerla sugli Appennini e di creare così le condizioni necessarie per la prosecuzione della guerra, che può essere inserita in uno schema strategico generale. Ho un punto a mio favore. Già dalla fine del 43, i comandi tedeschi sfruttano manovalanza italiana per costruire la seconda linea di difesa nel nord, la cosiddetta linea gotica. Si tratta di una serie ininterrotta di bastioni tattici che si susseguono da est a ovest per 200 miglia, tra cui 2.376 nidi di mitragliatrici, 479 postazioni di cannoni e molti bunker di cemento. Ogni direttrice verso settentrione è bloccata. La linea gotica si rivela un inferno per le truppe che la devono affrontare. E quando cominciano le piogge e la neve dell'inverno, l'avanzata affonda nel fango.
Per fortuna c'è un gruppo di soldati altamente qualificati, addestrati per questo tipo di situazioni. La decima divisione di montagna è un'unità americana di alpinisti e sciatori specializzati a combattere in luoghi di montagna innevati. Si sono preparati in patria per un anno e mezzo e ora hanno l'opportunità di dare un importante contributo in Nord Italia. Siamo nel cuore delle montagne della linea gotica. Raggiungiamo veloci le alture e quando arriviamo in cima si scatena l'inferno. I nostri uomini si comportano come veterani. Infliggiamo pesanti perdite ai tedeschi e vengono fatti più di 1200 prigionieri. Operazione Riva Ridge. Monte Belvedere. La vendetta è dolce. Il nemico si sta arrendendo in massa. Con mio grande stupore, la decima divisione di montagna americana ha lanciato un attacco che ha portato molto rapidamente alla conquista di tutte le vette che dominano il Monte Belvedere. Il feldmaresciallo Kesselring ha ritardato come e quanto ha potuto l'avanzata degli alleati in Italia, ma ormai la poderosa linea gotica sta per crollare. Guardate. La decima divisione di montagna ha fatto la sua parte, aprendo una crepa nella linea difensiva. Con l'arrivo della primavera, i tedeschi stremati subiranno la sconfitta in Europa. Due uomini avanzano ora sugli Appennini, pronti a scardinare la linea difensiva per porre fine alla guerra. La difesa tedesca, però, non è l'unico ostacolo che devono affrontare. Difendo le persone che non mi amano, ma poi, se ci penso davvero bene, è l'unico paese che ho. Non ho un altro posto dove andare, quindi tanto vale lottare e preservarlo. Ciò che mi fa davvero arrabbiare è il fatto che nessuno ci rivolge parole di incoraggiamento o di ringraziamento. Si pensa che non siamo in grado di combattere, che siamo dei codardi, perché siamo neri. Vernon Baker è un sottotenente della 92esima divisione di fanteria, costituita principalmente da afroamericani. Nel 1941 ha lasciato il suo lavoro di facchino per arruolarsi. All'inizio è stato respinto da un reclutatore razzista con queste parole: «Non abbiamo un contingente per voi altri». Ma poi Baker è stato ammesso nell'esercito e nominato ufficiale. Lui e gli uomini della 92esima hanno trascorso la vita in un paese che li discrimina, ma per il quale ora si trovano a combattere sulle montagne italiane. Dopo che interi battaglioni sono stati decimati nel tentativo di difendere alcune colline strategiche lungo la linea gotica, Baker e 25 dei suoi ricevono l'ordine di impossessarsi di tutta l'area fortificata e neutralizzare il nemico che si è asserragliato. L'intero reggimento cerca di conquistare queste colline vicino al castello Aghinolfi. Battaglione dopo battaglione viene distrutto nel tentativo di arrivarci. Dopo che il secondo battaglione torna a terra, è il nostro turno. Ci sono le colline X, Y, Z e poi il castello. Riusciamo a vedere le rovine del castello. È a 3 miglia dalle linee nemiche. Arrivo in cima alla collina Y e vedo un grande dislivello. Dico al mio sergente che scendo per vedere cosa c'è. Vedo la portiera di un'auto sul lato della collina. Provo ad aprirla, ma non succede nulla. Così ci metto una granata sotto. La portiera si apre.
Un tedesco sporge la testa e io gli sparo. Lancio una granata nel buco. Ci sono dentro altri tre tedeschi. Adrenalina. Sono pieno di adrenalina. Scendo ancora. C'è un altro buco. Prendo una granata e la lancio. Ci sono altre tre persone. Poi il terzo. Faccio saltare la porta e ci sono altre due persone. Lancio una granata e sparo con la mitragliatrice, ripulendo l'aria. Torno indietro sulla collina. I tedeschi mandano dei soldati a prenderci. Il capitano dice che sta ricevendo rinforzi, ma io so che non tornerà. Decido di restare. I miei uomini mi guardano. So cosa pensano. Tenente, moriremo qui? Do l'ordine di sparare a tutto ciò che si muove. Nessuno si muova. È così che sopravviviamo. Perdo il più dei miei uomini a causa dei mortai. Sulla via del ritorno perdo un altro paio di uomini. C'erano dei cecchini sulla collina. Torniamo ai piedi della collina X e vomito anche le budella. L'adrenalina ha smesso di scorrere. Il più degli uomini che erano su quella collina sono morti. Il giorno dopo, Baker torna sul luogo della battaglia. Grazie al suo atto di eroismo, l'esercito tedesco ha abbandonato le colline X, Y e Z e lasciato il castello. Baker ha raggiunto l'obiettivo della missione assegnatagli, ma il prezzo pagato è stato altissimo. Dei 25 uomini saliti con lui sulle colline, solo 6 sono tornati. Mi sveglio nel cuore della notte e penso ai ragazzi. Penso alle 19 anime che hanno dato il massimo. Se non fosse per loro, probabilmente io stesso non sarei qui. Alla fine di aprile, la linea gotica si sta sgretolando, eppure i tedeschi continuano a combattere. I membri della squadra da combattimento del 442esimo reggimento nippo-americano si uniscono all'impresa di annientare il nemico e cacciarlo dall'Italia. Siamo arrivati alla linea tedesca, dobbiamo infrangerla. Il comandante di compagnia dice che la guerra è finita. Stanno negoziando, ma non ditelo ai vostri uomini. Continueremo a spingere, altrimenti tarderebbero l'operazione. Dopo aver assistito con i propri occhi all'attacco di Pearl Harbor, Daniel Inouye, nativo delle Hawaii, ha provato ad arruolarsi, ma anche lui è stato respinto per questioni razziali. Quando l'interdizione militare sui nippo-americani viene revocata, Inouye scopre che si sta formando un'unità Nisei. Abbandona l'università e si arruola. I soldati nippo-americani arrivano in Europa per la prima volta nel 1943 e combattono in Italia e in Francia. Ora molti sono proprio sulla linea gotica, decisi a mettere la parola fine al conflitto. Il 21 aprile, mentre è di pattuglia, Inouye è colpito allo stomaco da un proiettile. La cosa strana è che non ho dolore. Controllo. C'è un piccolo buco. Ma non mi sento male. Quindi continuiamo. Inouye riesce a uccidere il suo feritore e quasi per miracolo a proseguire la sua missione. Poi, un paio d'ore dopo, mi imbatto in altre tre postazioni di mitragliatrici. So di fare quello che posso. Per fortuna, ho un sacco di granate. Faccio fuori altri due nidi. Al terzo, mi preparo con una granata in mano. Mi giro e un tedesco spara una granata da fucile, colpendomi il gomito. Cerco di mantenere la calma. Guardo intorno, cercando la mia granata. Dico ai miei uomini di buttarsi a terra. E se esplodesse? È nella mia mano destra, congelata, stretta in un pugno che non mi appartiene più. La tiro fuori e la lancio contro il tedesco. Qualcuno mi protegge. Un lancio preciso. Nella sua postazione.
Poi l'arto inizia a pendere e il sangue esce a fiotti. Striscio, mi appoggio a un albero e dico a un medico di tagliarlo. Lui dice, no, no, devo essere mezzo pazzo. Cosa farebbe uno sano di mente? Ci vogliono 9 ore per trasportarmi. Sulla linea gotica, sia Daniel Inouye che Vernon Baker ricevono la medaglia al valore. Ma a causa del colore della loro pelle, la più alta decorazione dell'esercito americano, la medaglia d'onore, gli sarà consegnata rispettivamente solo nel 1997 e nel 2000. Grazie a gruppi come la 10ª Divisione di Montagna e a soldati come Daniel Inouye e Vernon Baker, la linea gotica è stata abbattuta e l'esercito nazista messo in fuga. Mentre le forze alleate scendono a valle, la fine della campagna d'Italia e quella della guerra sono vicine. Le grandi battaglie della guerra europea si stanno rapidamente avvicinando al culmine. Dappertutto il nemico è in grande difficoltà, mentre gli eserciti alleati, bloccati per mesi sulle montagne, si muovono a grandi passi attraversando le pianure. Il compito in Italia è chiaro: distruggere il nemico. L'armata alleata vittoriosa dilaga nella pianura padana e si concentra sull'ultimo sforzo necessario per distruggere il nemico e porre fine alla guerra una volta per tutte. Mussolini è morto. Tra il clamore della folla a Milano, dove è nato il fascismo, non c'è nessuno a piangerlo. La radio tedesca ha appena annunciato che Hitler è morto. Nel Mediterraneo la Germania rinuncia a tutta l'Italia. Questo è un momento solenne e al contempo glorioso. Vorrei che Franklin Delano Roosevelt fosse ancora qui per vivere questo giorno. Il generale Eisenhower mi ha informato che le forze tedesche si sono arrese alle Nazioni Unite. Le bandiere della libertà sventolano in tutta Europa. Vittoria in Europa! I tre grandi annunciano la caduta della Germania nazista. Le truppe del 15° gruppo hanno talmente schiacciato le armate tedesche in Italia che sono state praticamente eliminate come forza militare. La nostra era un'armata di scarto in Italia e uno dei miracoli della guerra è il fatto che, invece di dividersi in frammenti sotto lo stress della battaglia, siamo diventati la prima armata della storia ad avanzare da sud a nord dello stivale italiano, prendendo Roma a piene mani. È vero che, soprattutto dopo l'invasione alleata della Francia, eravamo un fronte dimenticato, che non aveva mai abbastanza uomini o equipaggiamento per sferrare un colpo rapido, decisivo e fatale al nemico. Ma durante tutta la campagna siamo stati in grado di immobilizzare circa 1 milione di nemici, 800.000 tedeschi e 200.000 italiani, in un modo che ha reso le altre offensive alleate più rapide e schiaccianti. Se mai fosse necessaria una prova che abbiamo combattuto per una causa e non per la conquista, la si troverebbe nei cimiteri. Questa è la nostra unica conquista. Tutto ciò che chiediamo all'Italia è una parte sufficiente del suo suolo dove seppellire i nostri valorosi morti. Nei 2 anni della campagna d'Italia,
si contano più di 1 milione di vittime. I sopravvissuti lasciano l'Europa e tornano a casa da eroi. E il tenente Vernon Baker riflette su ciò che si guadagna e ciò che si perde in una guerra. Guardo le cose in un modo un po' diverso da prima della guerra. Quando ti trovi in una situazione di vita o di morte, con dei compagni da cui dipendi e loro che dipendono da te, è difficile vedere qualcuno che spara a un uomo. Di solito penso a me come a un assassino che forse ha spezzato vite inutilmente. Penso ad alcuni dei soldati che ho ucciso sull'altro fronte. Ai nemici. Avevano sogni e obiettivi da raggiungere, come me. La guerra non è una gara. Penso che la guerra sia una delle cose più orribili che un umano presumibilmente civilizzato abbia concepito. La parola eroe non fa proprio per me. Non mi considero un eroe. Mi considero solo un soldato. Portate rispetto prima di pretenderlo. Trattate le persone come volete essere trattati. Ricordate la missione. Date l'esempio. Andate avanti. Abbiamo un lavoro da fare e lo facciamo. Eccoci qui. Dunque, vi abbiamo raccontato questa sera la campagna degli alleati per la liberazione dell'Italia a cavallo tra il 43 e il 44, ma soprattutto vi abbiamo raccontato il retroscena incredibile che ha preceduto lo sbarco delle truppe alleate in Sicilia nel luglio del 43. Dietro questo sbarco vi abbiamo spiegato che c'era un boss italo-americano, nato in Sicilia, trapiantato in America, incarcerato, poi ritornato libero in Italia. Questo boss si chiamava Lucky Luciano. È stato lui l'artefice, la mente, il cervello di quella che può essere considerata, come vi abbiamo raccontato e spiegato, la prima trattativa tra la mafia e uno Stato. Nel caso specifico gli Stati Uniti d'America. Io ringrazio per aver partecipato l'ex procuratore generale di Palermo, oggi senatore del Movimento 5 Stelle, Roberto Scarpinato, la storica Simona Colarizzi e il collega Saverio Lodato, che ci ha appunto raccontato come se fosse un film la storia di Lucky Luciano. Noi ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie per averci seguiti.